Dunque, do lettura di quello che nel frattempo è successo in relazione all'ultima ordinanza della Corte. Barra Pasquale ci hanno comunicato che è stato citato quale testa nel procedimento contro Montagna Giuseppe più 1 innanzi alla terza sezione di Corte d'Assise di Napoli, che ha disposto la traduzione. E quindi mi pare che Barra non c'è. Poi è stata chiesta la citazione della Matarazzo Giovanna e la risposta è stata questa, riferimento Telex comunica che Matarazzo Giovanna, nata ad Avellino, eccetera, eccetera, risulta deceduta. Cadavere predetta vittima è stato rinvenuto con trave Sant'Arcangelo di Caivano, Napoli, il 19 dicembre 83, a seguito di dichiarazioni, noto pentito, eccetera. Noto pentito? Scotti Pasquale, Marra Mauro e Dignitoso Antonio. Quindi questo è per quanto riguarda la citazione della Matarazzo. Poi è stato riferito dal carcere di Campobasso che il detenuto D'Amico Pasquale, senza giustificato motivo, ha rifiutato partenza a fine di presenziare udienza avanti con questa corte e il direttore del carcere chiede se deve essere tradotto lo stesso eventualmente in forma coatta. Poi la direzione della casa circondariale di Bari, in relazione alla presenza di Cuomo Mario e di Ascione Alfonso, ha dichiarato che Cuomo Mario è giunto il 15 aprile 83 e che il 20 novembre 83 è stato tradotto alla casa circondariale di Avellino e ritradotto successivamente a Bari il 24/11/83. Ed è stato scarcerato per concessione degli arresti domiciliari il 30 novembre dell'83, mentre Ascione Alfonso è arrivato a Bari il 26 febbraio 82, poi ha avuto un trasferimento il 21 maggio 82 a Napoli e poi è stato ritradotto l'1 luglio del 1982. Poi è sempre stato tradotto a Napoli il 17/12/82 e quindi è stato ritradotto l'11 gennaio 83 sempre a Bari e in data 5 agosto 83 è stato trasferito alla casa circondariale di Caricola per assegnazione ministeriale. Aggiunge il fonogramma che nel periodo in cui i suddetti, quindi sia Cuomo che Ascione, sono stati ristretti in questo istituto, sono stati ristretti nella medesima stanza. Poi c'è un fonogramma per quanto riguarda le varie citazioni, praticamente di smistamento, e che riguarda Barra D'Amico, Della Mura, Perna, Ascione Alfonso, Auriemma Giovanni, Cutolo Roberto e Iafulli Michele. E poi vedremo se sono andate a buon fine o meno. C'è un'annotazione in cui si dice che con i dati forniti non è stato possibile identificare e citare il padre di Ascione Alfonso e Forte Gennaro. Con riferimento alle notizie relative alla detenzione di Puca, l'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia ha dichiarato, cioè ha comunicato, che Puca Giuseppe è stato ricoverato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario per espletamento di osservazione psichiatrica dal 3 aprile 82 al 30 aprile 82. Mentre la direzione della casa circondariale di Poggio Reale ha dichiarato che
è stato ristretto dal 28 luglio 81 proveniente dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Ma qua non si capisce bene, poi c'è scritto 3 aprile 82, qua tradotto sempre dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Poi c'è un'altra annotazione, il 30 aprile 82 proveniente dall'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia. Ah, ecco, allora mi pare che debba interpretarsi. È stato detenuto a Poggio Reale dal 20 luglio 81 fino al 3 aprile 82. Dal 3 aprile 82 è stato tradotto all'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia e poi è rientrato in carcere il 30 aprile 82, sempre proveniente dall'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia. Poi il 7 giugno dell'82 è stato tradotto alla casa circondariale di Palmi. Poi è entrato nuovamente a Poggio Reale il 7/7/82, proveniente sempre dalla casa circondariale di Palmi. E il 20 agosto 82 è evaso dall'ospedale Cotugno di Napoli. Poi c'è un altro fonogramma relativo ad Auriemma, ma questo mi pare che sia superato perché mi dicono che Auriemma è presente. Oh, devo anche dire che era presente anche Sicilia, ma che si è sentito male e che abbiamo disposto la sua ritraduzione in carcere, visto che non poteva aspettare. D'altra parte, mi pare che la situazione sia tale per cui questo provvedimento prima o poi sarebbe stato preso. Io adesso direi che le persone che sono venute noi possiamo cominciare a sentirle per vedere qual è la loro posizione e se eventualmente possiamo procedere al loro interrogatorio, cosa che allo stato attuale devo dubitare, ma che comunque prima di prendere un provvedimento di rinvio dobbiamo, diciamo, valutare. Quindi io direi di sentire Auriemma. Però lui non capisce. No, l'avvocato. Non lo so. No. Poi vediamo. Che comodo di Auriemma. Senta, io prima di procedere al suo interrogatorio le devo chiedere qual è la sua posizione. Alle 40 termini sto fuori. Di che cosa era imputato lei? Omicidi. Di omicidi e anche di partecipazione alla nuova camorra o a... Sì. Cioè, anche per associazione a delinquere. Sì, sì. Quindi allora a questo punto c'è un impedimento, nel senso che lei per essere interrogato deve essere assistito da un difensore e purtroppo lei mi pare che non ha un difensore di fiducia, io non posso nominarle un difensore d'ufficio e quindi dovrò rinviare il suo interrogatorio a un'altra data assicurandole che il difensore d'ufficio sarà presente in quella data. Va bene. Quindi lei avrà una nuova citazione, anzi se lei vuole aspettare in questo momento, poi al termine dell'udienza io le potrò dire quando deve tornare. Lei è a piede libero, vero? Sì. Sì. Va bene, ci vuole accomodare qui allora. Però deve aspettare. Sì, aspetti. Sì, ma può anche aspettare fuori, eventualmente poi al termine dell'udienza la richiamiamo, va bene? Per la comunicazione. Va bene. Allora, Perna Pasqualino c'è?
si accomodi Perna. Si può sedere. Senta, noi la dovremo sentire in relazione al procedimento penale contro Roberto Cutolo con riferimento all'omicidio. Sì, scusate. Raffaele Cutolo, con riferimento all'omicidio di Vincenzo Casillo. Oh, prima di interrogarla però io le devo chiedere qual è la sua posizione. La mia posizione giuridica? Sì. Sono definitiva e ricorrente. Come? Definitiva e ricorrente. Definitiva e ricorrente, ma le imputazioni a suo carico per cui lei è stato condannato quali erano? Per diverse nature. Cioè, per associazione a delinquere? Anche. Anche per associazione, sì, a delinquere, in relazione alla sua partecipazione a, diciamo, alla camorra in genere. Io ho riportato una condanna come associazione, però non ne ho mai fatto parte. Va bene, e allora purtroppo noi la dovremo sentire con l'assistenza di un difensore. Sì. Mi pare che lei non ha un difensore di fiducia, no, perché non ne vedo qui e purtroppo non sono in grado di nominargliene uno attualmente perché non siamo riusciti, cioè il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, c'è stato evidentemente qualche disguido e quindi sono costretto a rimandarla indietro per riservandomi. No, signor Presidente, io chiedo esclusivamente di essere ritradotto nuovamente a calcio di provenienza, perché io sono un giorno e mezzo che sto senza mangiare. Sì. Come avete chiesto la traduzione a farmi presenziare? Chiedete pure la traduzione immediata a farmi ripartire. Va bene. Perché sono stata messa in una sezione di transito che è isolata. Pertanto io non sono né pentito, non sono niente. Posso fare vita in comune con chiunque. E non vedo perché devo essere sottoposto a una disparità trattamentale. Va bene, adesso mi scusi, Presidente. Qual è la sua posizione. Mi scusi, Presidente, consente. Ma vorremmo chiedere al PERN e così anche all'AURIEM se eventualmente loro comunque intendono avvalersi della facoltà di non rispondere. Perché così evitiamo atti inutili, Presidente. Che lei in relazione a questa istruttoria è disposto a rispondere alle domande della Scusate, una volta che mi avete fatto tradurre a Roma, no? Tanto vale la pena che testimonia pure. Certo, va bene, d'accordo. Va bene, allora per il momento lo potete portare, poi eventualmente parliamo per quanto riguarda la posizione, diciamo, di traduzione di Pern. Va bene, quando... Sì, ma io voglio che si venga messa a verbale, io voglio essere tradotta al più presto. Io non posso mica stare qua, che devo fare? È tutto registrato. Va bene? Va bene. Grazie. Oh, Ascione Alfonso. No, l'Euriemma Cadomelo chiamiamo alla fine. Ascione. Facilitare un poco, in effetti io sono il titolare della difesa e prima ero rappresentato della Cutolo Rosa insieme all'avvocato Trofini ed ero rappresentato dal collega Ciotti. Forse per Perna, tranne che non sorga incompatibilità nel momento dell'esame, il collega Ciotti, che è iscritto all'Albo di Roma, può assumere la veste di difensore d'ufficio.
Il collega Ciotti, che è il mio sostituto. Lo dico per collaborare e evitare poi che... Ho sentito anche che il suo poveretto ha fatto... se sorge nel contenuto, perché Perna è stato... non abbiamo deposizioni in atti, è stato citato dalla Corte. Va bene. Ora, la incompatibilità eventuale, diciamo, col mio studio, potrebbe sorgere nel corso della dichiarazione. Avvocato Ciotti? Avvocato Ciotti è qui. Se sorge incompatibilità, evidentemente lui non prosegue. Lei si sente di assumere la difesa d'ufficio? No, mi dica sì o no? Sì, non ho difficoltà. Va bene. Adesso qui abbiamo Sean Alfonso, la posizione mi sembra che può essere la stessa. Sorgessero problemi di volta in volta, se sono incompatibilità. Parliamo con tutti. Sorge incompatibilità, vuol dire. Si accomodi. Precediamo. No, questo riguardava l'altro. Io non so chi è questo. No, Ascione ha la stessa posizione di Perna perché non è mai stato sentito. Senta Ascione, prima di cominciare la sua audizione, le volevo chiedere qual è la sua posizione giuridica. Definitivo confine Perna. Definitivo per che cosa? Per rapina. Per rapina non ha un reato di associazione a delinquere anche? Sì, in Cassazione. Sì. Un'associazione a delinquere in relazione alla nuova alla camorra? Sì. Va bene, allora lei deve essere interrogato con l'assistenza di un difensore, cioè non è teste, è imputato di reato connesso e per questo lei ha le stesse garanzie di un imputato. Non è imputato di niente, sì, ovviamente, però siccome è stato imputato e condannato per un reato che è connesso ai fatti di cui oggi ci stiamo occupando, lei ha le stesse garanzie di un imputato. Quindi se lei non ha un difensore d'ufficio, le viene nominato d'ufficio l'avvocato Ciotti del Foro di Roma. La seconda cosa che le volevo chiedere in via preliminare è che lei, come tutti gli imputati, ha facoltà di rispondere o di non rispondere alle domande della Corte. Lei intende rispondere o no? No, non rispondo. Non intende rispondere. Va bene. Allora mi potrebbe dire dove si trova suo padre? E guarda dove si trova? Sì. A Napoli. Oh, come si chiama suo padre? Antonio? Ascione. Ascione, ma a Napoli è libero o è detenuto anche lui? Mio padre? Sì. Oh, è fuori. È fuori. Mi può dire l'indirizzo di Napoli qual è? Via Cuba Capodichino. Via? Cuba Capodichino. Cuba? Capodichino. Capodichino. Numero? 1. Numero 1. Signor Presidente? Sì? Io direi di chiarire anche tramite il difensore di ufficio all'uopo nominato meglio, diciamo, la posizione in questo contesto del signor Asciul, che a me sembra di aver capito che lei ha rappresentato al testimone una veste che è un po' dissimile da quella reale, nel senso che è stato detto... Avvocato, ho spiegato chiaramente all'Ascione che lui non è imputato assolutamente di nulla. Esatto. Quindi lei è sentito... Però come ogni imputato può rispondere... Ha facoltà di rispondere o di non rispondere. Quindi lei insiste o no, vuole... rispondo, rifiuto l'interrogatorio. Va bene, rifiuto l'interrogatorio. D'accordo, può andare, grazie. Volete riportarmi Perna?
norma, come noi sappiamo, riguarda il reato connesso, se ho ben capito, sono reati passati in giudicati quelli per i quali risponde Perno, rispondeva l'altro. Sì, va bene, però per il momento... Ho capito, per... Sentiamo, si accomodi Perno. No, mi scusi Presidente, ma... Mi dica. Cioè, il reato connesso... No, il problema è questo, signor Presidente, credo che meriti un approfondimento, cioè... Se il Perna o gli altri o le altre persone diciamo citate ai sensi dell'articolo 450 bis sono tuttora imputati in procedimenti pendenti, allora la loro libera, il loro libero interrogatorio può avere ingresso nella fase dibattimentale. Ma nel caso in cui queste persone dovessero essere condannate con sentenza passata in giudicato, evidentemente la dizione letterale del 450 bis con riferimento all'articolo 348 bis sarebbe ostativa a tale tipo di attività dibattimentale. Quindi sotto questo profilo si necessita un approfondimento per verificare se il reato connesso, che è il presupposto di questo tipo diciamo, di ingresso del soggetto nel dibattimento, sia oggetto di una sentenza definitiva o meno. Senta Perna, ma lei mi ha detto che è definitivo o ricorrente, cosa vuol dire? Cioè, su diverse sentenze sono già passate in giudicato e su altre che si sta a chiedere una continuazione di più reati sono ancora ricorrenti. Ricorrente dove? In Cassazione? Sì. Che mi ricordo bene. Si sta procedendo per Perna anche. Sì, ma mi scusi Presidente, per il reato associativo. Già sono passato in giudicato. È già passato in giudicato. Quindi, signor Presidente, il dato di connessione eventuale dei reati oggetto di questo processo e con il reato associativo, evidentemente assumendosi da parte dell'accusa che l'azione nei confronti di Casillo faceva sia pure genericamente parte del programma delinquenziale di quella associazione. Ma evidentemente, signor Presidente, non vi sarebbe invece connessione con eventuali ulteriori reati, diciamo, o fine commessi in attuazione del programma criminoso di cui è l'associazione. Quindi se è passata in giudicato la sentenza relativa alla imputazione di associazione per delinquere, io credo, signor Presidente, che il Perna non possa essere interrogato in questo dibattimento. L'avvocato Siniscalchi vuol dire qualcosa lei? La questione a cui facevo cenno e che è stata più dettagliata dal signor pubblico ministero. Aderisce a questa impostazione? La questione del reato connesso e la natura, in effetti noi, il reato connesso a questo episodio è quello per il quale è intervenuto già processo innanzi al Tribunale di Roma. Questo anche alla luce dei recenti orientamenti della Cassazione in tema di competenza per i reati associativi. E si è già fatto. E quelli sarebbero gli imputati del reato connesso. E non genericamente tutti coloro i quali hanno subito un processo per NCO. Perché il reato connesso, come loro hanno verificato nel corso del dibattimento, è quello del quale si è occupato, adesso non ricordo la sezione, innanzi alla quale sarebbe comparso il Casillo se fosse stato vivo, cioè il reato di associazione NCO consumatosi in Roma. È quello soltanto il reato connesso. Io comprendo che... conclusione qual è, secondo me? Secondo me la conclusione che devo dire, salvo il dissenso, che hanno la normale veste di testimoni. Esatto. Secondo me questi hanno, così come opportunamente ha fatto la Corte quando ne ha disposto la citazione per verificare delle circostanze che erano emerse nel corso degli interrogatori, mi pare che sia stato un provvedimento diciamo di ufficio adottato dalla Corte d'Assise, che hanno la veste di testimoni. Devono dichiarare quello di cui sono a conoscenza. Signor Presidente, io aderisco alla impostazione. Signor Presidente, secondo me non occorre nemmeno la nomina del difensore. Esatto. Signor Presidente, noi riteniamo che l'impostazione. Sì, ho capito qual è la vostra posizione. C'è qualche altra persona che vuole aggiungere qualcosa? Ma io sono convinto che possono essere. Come?
La voglio aggiungere io, Presidente. Cosa? La voglio aggiungere io, signor sì, Presidente. Sì, mi dica. Cioè, noi siamo d'accordo con l'impostazione del pubblico ministero, eccetto che sulla conclusione. Ma senti, come testimone si... Perché, scusa? Vediamo come sarà fatto. Dicevo, signor Presidente, signori della Corte, che l'impostazione di premessa del pubblico ministero è certamente esatta, ma non è esatta la conclusione, poiché se, come dice il pubblico ministero, non avrebbero cittadinanza processuale tutti i condannati per associazione di cui all'articolo 416 bis, noi taglieremo loro, sic et simpliciter, il diritto alla testimonianza. Quindi noi riteniamo che chi è stato condannato con sentenza definitiva assume la veste di un semplice test, ed abbiamo in atti anche una prova di questo, perché per esempio la figura del pandico, teste a carico, anch'esso condannato con sentenza passata in giudicato, ha avuto cittadinanza processuale. Quindi noi riteniamo che questi testi abbiano cittadinanza e siano sentiti nella normale veste di testimonio senza l'assistenza del difensore, e rappresentandogli inizialmente anche la circostanza sulla quale devono essere sentiti per evitare equivoci o confusioni. Va bene, la Corte si ritira a 5 minuti. No, vuoi dire qualcosa? Certo. Scusi, Presidente, io ho chiesto che vengano sentiti come testi. Va bene, tanto per la... Sì, signor Presidente, mi sembra però la... Io in adesione, diciamo, a quanto era stato proposto alla Corte dall'avvocato Siniscalchi, avevo concluso nel senso che, stante la dizione letterale degli articoli 450 bis e 348 bis del codice di procedura penale, non ne si potesse procedere all'interrogatorio libero di persone coimputate o comunque imputate in reati connessi, nel caso in cui i processi a loro relativi fossero ormai conclusi con sentenza passata in cosa giudicata. Mi sembra che la successiva proposizione difensiva sposti sia pure in termini la conclusione cui io ero pervenuto, assumendosi adesso da parte della difesa che il non poter utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 450 bis e 348 bis non vuol dire altro se non che lo strumento utilizzato è lo strumento della testimonianza sic et simpliciter. Mi sembra, signor Presidente, che tale conclusione non possa essere assolutamente condivisa. L'articolo 348 del Codice di Procedura Penale, che nella sostanza, signor Presidente, poi regola i requisiti per procedere correttamente ad una testimonianza, al terzo comma dice espressamente che non possono essere assunti a pena di nullità come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati. Evidentemente, signor Presidente, l'articolo 348 pone uno sbarramento definitivo a che una persona imputata, anche nel caso in cui sia stata condannata, possa avere ingresso o nuovo ingresso nelle procedure penali attraverso una qualifica o una qualità diversa da quella da imputato, o comunque una qualità che non sia garantita nei termini di cui successivamente all'articolo 348 bis e 450 bis. E d'altra parte, signor Presidente, non può sfuggire alla Corte tutta quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale in ordine alle chiamate in correità che venivano, e al valore che doveva essere dato alle chiamate in correità che provenivano da imputati, prima che con riferimento alla cosiddetta legislazione dell'emergenza il legislatore attraverso gli strumenti del 348 bis e 450 bis aprisse il varco nella sostanza per l'ingresso delle coimputati, nella sostanza cioè dei collaboratori della giustizia, in procedure diverse da quelle che le avevano visti i protagonisti attivi. Se così stanno le cose, signor Presidente, mi sembra che tali persone, ove nella realtà
attinti da una sentenza ormai passata in cosa giudicata, non possono avere ingresso nel dibattimento. Non possono avere ingresso come persone sentite liberamente, essendovi, diciamo, il contrasto letterale, ma direi nella sostanza, signor Presidente, il contrasto sostanziale con la volontà del legislatore espressa negli articoli 348 bis e 450 bis del codice di procedura penale. Non possono altresì avere ingresso come testimoni, ostandomi evidentemente il chiaro disposto di cui all'articolo 348. Chiedo pertanto, signor Presidente, che la istanza della difesa di procedere alla escussione delle persone citate per oggi in qualità di testimoni venga rigettata. Signor Presidente, posso? Avvocato Gaito, certo. Da quale microfono si sente questo? Signor Presidente, signori della Corte, a me sembra che sia un problema da risolvere anzitutto caso per caso, dico in premessa, perché si tratterà di individuare, e purtroppo non soltanto sulla voce degli interessati, la cui confusione giudiziaria è chiaramente evidenziata dalle parole dell'ultimo, per esempio, e chi vi parla, ve lo dico così come non è scienza privata, perché il processo è in Cassazione, prima sezione, mi consta che è ricorrente in ordine però al processo della NCO di Napoli, che veniva da Santa Maria, mi pare, Santa Maria primo grado, poi secondo, eccetera. Sentenza Olivares. Il problema, signor Presidente, signori della Corte, mi sembra che sia quindi da riguardare anzitutto in relazione alle singole posizioni e poi in relazione al problema di fondo posto dal collega Siniscalchi. E che significa procedimento connesso, reato connesso, Presidente? È perché se qui lo si dilata, diciamocelo anzi senza mezzi termini, non se lo si dilata, in questo processo è stato già dilatato, perché sono stati sentiti individui, personaggi, che magari erano imputati in altri processi che giuridicamente, tecnicamente non erano connessi a questo, e che ciò nonostante sono stati sentiti ex articolo 348 bis. E allora il problema è quello di interpretare effettivamente che cosa significhi le persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso. E giustamente diceva Siniscalchi, ma ogni processo forse di Camorra è un reato, è un procedimento connesso? Francamente mi pare che la risposta è negativa. Il concetto di reato connesso è un concetto tecnico, non sociologico. E non c'è dubbio che un reato di Camorra sociologicamente avrà una certa parentela con ogni altro reato, ma sul piano del tipo di reato di Camorra, ma sul piano sociologico, non sul piano processuale. E mi pare di non essere lontano da quella che la elaborazione giurisprudenziale, che in tema di reati connessi a tal fine si fa riferimento all'articolo 45, ma ad esempio non si è mai parlato che il numero 3 dell'articolo 45 possa costituire reato connesso, cioè se una persona è imputata di più reati. E questo implica né più né meno che un riferimento soggettivo, la connessione sarà personalissima per il soggetto, mentre invece quella connessione oggettiva di cui parla la legge si verifica effettivamente negli altri tre casi, e cioè se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite, eccetera, oppure da più persone indando reciprocamente l'uno dell'altro, se un reato è commesso per eseguire o occultare l'altro, cosiddetta connessione teleologica o finalistica, eccetera, se la prova di un reato o una circostanza di esso influisce sulla prova dell'altro. E allora ecco perché mi permettevo di dire, signor Presidente, che si tratta un po' di vedere, e purtroppo non solo dalle frasi più o meno connesse o sconnesse, ecco, uso il termine in senso diverso, di costoro, se effettivamente costoro hanno risposto o stiano ancora in itinere, non lo so, in procedimenti che sono effettivamente connessi su questo. E io ricordo ciò che ha detto il collega Siniscalchi, che sia connesso con il procedimento per cui stiamo oggi discettando, insomma, il processo definito in Cassazione, è stato definito perché c'è stato prima un annullamento, poi è tornato dalla settima sezione, annullamento al 416 bis.
come a Roma, e questo mi pare assolutamente indiscutibile. Giustamente si diceva che Casillo, se non fosse stato, se fosse stato vivo, sarebbe stato imputato là. La riprova voi l'avete storicamente dagli atti. Puca e Cuomo erano imputati esattamente in quel processo. Il processo fu stralciato per Puca e Cuomo e ora è fissato all'ottava sezione penale del Tribunale. Ma al di là di questo processo, per cui si è interessata l'autorità giudiziaria di Roma, connessione in senso tecnico, poi si dovrà vedere volta per volta se effettivamente un reato è stato commesso per eseguire o portare gli altri, diventerà un problema di specie. Oggi come oggi noi sappiamo di questa esclusiva e soltanto connessione. E ecco perché le conclusioni che il sottoscritto difensore muove sono in chiave con quello del collega Siniscalchi. Non è che in via di principio siamo in rotta di collisione col pubblico ministero, no, noi diciamo che esiste una situazione di fatto che legittima l'audizione di testa. È chiaro però che se un approfondimento in concreto portasse per uno o per tutti, perché non possiamo fare una questione che sia valida per tutti, per uno o per tutti, a quelle situazioni fattuali cui faceva riferimento il pubblico ministero, è la conclusione allora, ove risultasse quelle situazioni di fatto, bisogna senz'altro accedere alla tesi del pubblico ministero. Dove e quando si verificano qui? Dove e quando si verificano invece le situazioni di fatto espresse da noi? Credo che lo stesso pubblico ministero non può non condividere che in questo caso potrebbero essere indicati come testi, che è indiscutibile, che se no vale lo sbarramento. Qui non c'entrano più articolo 348 bis, 450, esiste l'articolo 348 che è una norma di sbarramento, di chiusura, e non se ne parli più. Ci dispiace però questo, di non poter portare per ognuno un apporto specifico e concreto. Forse i colleghi napoletani sapranno qualcosa certamente più di noi. Francamente noi possiamo dire soltanto questo, che il processo di Roma è effettivamente connesso a questo. Puca, e anzi vi diamo anche la data, sembra data la data della fissazione, ottava sezione, proprio l'NCO di Roma, è in piedi all'ottava sezione, rinviato per Puca e Cuomo. Per Puca e Cuomo, ma sì. Per Perna invece... Non glielo so dire, Presidente. No. Perna è giudicato nella... Perna, le so dire questo, è giudicato... che è ricorrente... Per lo meno ho visto il suo nome, ma se esiste un altro per non lo so, poi mi precise lei, insomma. Con che ho riportato il primo, uno è passato in giudicato e un altro mi sembra di no, però. Qual è passato in giudicato? Processo Saviana, per non vuol ricordare. Quella del Tribunale di Napoli è passata in giudicata. Ma quella di Santa Maria? Di Santa Maria è stata annullata dalla Cassazione. E voi siete ricorrente là. Il nome vostro ho letto. Appellante, mi sembra. Il nome vostro ho letto, poi non lo so se... Sì, non lo metto. No, già è stato discusso, è stato fatto pure, già sta in Cassazione. Scusi, ma lei per i fatti di Roma è stato mai imputato di qualcosa? No, assolutamente no. Lei non si è mai mosso, la sua attività non è mai stata? Ma pare sì. No. Cioè quello che le è stato addebitato? No. Se posso aggiungere qualcosa... No, basta avvocato, noi ci... No, signor Presidente, un suggerimento che la difesa si permette... Va bene. Prego? Un suggerimento. Per quanto può valere, rispetto a quanto detto, chiedo scusa, rispetto a quanto detto sia dal pubblico ministero e sia dai colleghi della difesa, io direi, proprio per salvaguardare anche in proiezione futura, diciamo, la validità di queste testimonianze acquisite o non acquisite, e di salvaguardare soprattutto... l'esigenza di verità effettuale, concreta, di acquisire appunto degli elementi di merito che possano orientare la Corte nel giudizio, io direi che concretamente di tutti gli imputati, sia di quelli già escussi e sia di quelli da escutere, sia accertata la posizione giuridica e valutare caso per caso la veste che possono o non possono assumere. Così supereremo anche l'impasse oggi odierno della mancanza di un difensore delegato dal Consiglio dell'Ordine. Quindi questa è una proposta concreta. Oh, volevo chiedere una cosa invece. Dei detenuti che vengono trasferiti qua, è allegata anche la posizione giuridica o no? No. Se fossero imputati, la Corte avrebbe questo. Presidente, ma è evidente che noi... questa questione che può sembrare in contrasto con quelle che sono state le risultanze dei dibattimenti precedenti è fatta all'esclusivo scopo, sia ben chiaro, questo lo volevo chiarire, vi
di facilitare l'audienza, perché alla difesa poco interessa che siano sentiti con l'assistenza del difensore o senza. Se possiamo salvare l'udienza va bene, altrimenti... Cioè, questo... Allora, la Corte d'Assise, sulla richiesta di audizione come testi di Perna Pasqualino e delle altre persone citate in posizione analoga, formulata dai difensori degli imputati, sentito il PM, ritenuto che non emergono allo Stato elementi di connessione sostanziale tra i delitti per i quali i medesimi sono stati imputati o condannati e quello per cui oggi si procede, diverso essendo l'oggetto e l'interesse tutelato, per questi motivi dispone che Perna Pasqualino e le altre persone in analoga posizione vengano sentiti come testi. Questa è la cosa. Allora vogliamo ricominciare da Auriemma, se non se n'è andato. Auriemma se n'è andato. Va benissimo, sì. D'accordo. Sì, può venire. Abbiamo chiamato Auriemma. Sì, si trova in un posto un pochino lontano. Nel frattempo, allora, se potete riportare Perna. Alla luce dell'ordinanza della Corte, a me sembra che vada riconsiderata anche la posizione di Ascione, che ha rifiutato... Va bene, avvocato, certamente. Ti pare? Allora, signor Perna, a seguito della discussione che è stata fatta, la Corte ha deciso che lei può essere interrogato come testimone, quindi come testimone lei è tenuto a prestare giuramento, consapevole della responsabilità che col giuramento assume davanti a Dio, se credente, davanti agli uomini, giuri di dire la verità, tutta la verità, null'altro che la verità, dica lo giuro. Lo giuro. Si accomoda. Lei si chiama Perna? Pasqualino. Nato dove? Ad Ercolano. Quando è nato? 19-11-51. Ed è detenuto a? Prato. A Prato? Sì. A Prato. Senta, non so se lei ha capito, ma noi ci stiamo occupando dell'omicidio di Vincenzo Casillo, di cui forse lei ha sentito parlare. Di nome, sì. Ecco, noi vorremmo sapere quello che lei sa sull'omicidio di Vincenzo Casillo. Assolutamente nulla. Vuole parlare un po' più forte? Assolutamente nulla. Senta, Perna, è stato riferito da un'altra persona
ed esattamente da Starace Ciro, che lei avrebbe avuto un colloquio con lui subito dopo la sua, diciamo, evasione dal carcere. Lei conosce Starace Ciro? Sì. Quindi lei sa che è evaso a un certo sì. punto. E secondo Starace, subito dopo la sua evasione, parecchio dopo i fatti, lui avrebbe avuto un colloquio con lei e con altre persone, e nell'essere stato, alla sua richiesta di essere messo al corrente di quello che era successo nel frattempo della sua detenzione, lei avrebbe raccontato qualche particolare, o perlomeno quello che lei sapeva in relazione alla morte del Casillo. Si ricorda lei questo colloquio? Consenta, Presidente. Certo. Io vorrei, non Dio me ne guardi e liberi, non è che vorrei oppormi ad una domanda che lei formula, però vorrei sottolineare, signor Presidente, e portare alla sua attenzione quanto segue. Lo Starace Ciro, nel rendere quella dichiarazione, annette indubbiamente connotati di apprezzabilità penale in ordine alla riunione che, a detta dello Starace, si svolse a Baronissi, indicando con precisione qual era il suo ruolo all'interno della camorra e specificando in termini generici, diciamo, la quella riunione alla camorra, la causa delle confidenze, delle dichiarazioni, dei conciliabili, di quello che vi fu nel corso di quella riunione. E allora, signor Presidente, mi sembra che nel momento in cui il teste in astratto, in questo momento, prima ancora che risponda, viene posto davanti ad una domanda da una cui eventuale risposta positiva no, possono sicuramente derivare dei significati di apprezzabilità penale, signor Presidente, che noi, in assenza proprio delle carte processuali che concernono il processo per cui il Perna eventualmente è stato condannato con sentenza passata in giudicato, noi ci troviamo, signor Presidente, di fronte al principio generale del nemo tenetur edere contra sé, o nemo tenetur contra sé detengere, per cui, signor Presidente, io ritengo che questa domanda non possa essere formulata al Perna nella sua qualità di testimone. E quindi torniamo di nuovo. Questo però può essere prima chiesto se gli risulta che vi fu una riunione, dopodiché possiamo anche aderire a quello che dice il pubblico ministero. Ecco, io non è... Perché se esclude il test che la riunione vi sia proprio stata, a questo punto credo che la testimonianza sia sufficiente ed incartabile, credo. Quindi chiediamogli se c'è stata questa riunione. Presidente, consenta però, io vorrei continuare. Vorrei continuare il discorso adesso avanzato dalla difesa e proporre, diciamo, la loro interezza, quelle che sono le problematiche del caso. Signor Presidente, lei formula la domanda suggerita dalla difesa. È a sua conoscenza che ci fu una riunione in Baronissi. Risposta negativa da parte del test. Richiesta di arresto da parte della Procura della Repubblica. Atto per lei obbligato. Signor Presidente, voglio dire, noi dobbiamo valutare quelle che sono le conseguenze anche di questo tipo di risposta. E io credo, signor Presidente, che sia profondamente ingiusto una richiesta che, secondo la mia personale valutazione delle carte, sarebbe per il mio ufficio obbligata ed in ordine alla quale, signor Presidente, lei non avrebbe nessuna discrezionalità. Cioè, voglio dire, e finisco, io non voglio assolutamente, così come ha detto poc'anzi uno degli avvocati difensore, non voglio assolutamente eliminare dall'istruttoria dibattimentale tutte le persone che possono portare contributo all'accertamento della verità. Chiedo però, signor Presidente, che tali persone, nel momento in cui abbiano ingresso nell'istruttoria dibattimentale, siano garantite secondo quelli che sono i principi generali del nostro ordinamento. Scusatemi, ma io non vedo... Ma, signor Presidente, c'è... il pubblico ministero ha fatto due interventi. Io direi che la questione va semplificata.
perché il test Perna, come gli altri testi, è stato indicato, è stato citato a comparire su una posizione precisa, cioè è stato citato a confermare o smentire un assunto di un altro test. Starace ha affermato, e non è detto che Starace sia la bocca della verità e una smentita Starace debba comportare automaticamente l'arresto di Perna, che smentirebbe eventualmente questa proposizione. Starace ha dichiarato che c'è stata una riunione in Baronissi nella quale la Rosa Cutolo avrebbe comunicato a questo gruppo ristretto di tre persone, cioè i due Perna, Starace e l'altro, mi sembra, Provolino, che il Casillo sarebbe stato ucciso dall'organizzazione. Ora noi questo dobbiamo chiedere semplicemente a Perna. È vero che la Rosa Cutolo ha comunicato questa notizia in sua presenza, quindi l'eventuale risposta di Perna, o positiva o negativa, sarebbe un'allegazione processuale dello stesso valore probatorio di valutazione di quella offerta dallo Starace Ciro, o testimone con tutti i diritti e con tutti i doveri uguali del Perna stesso. Quindi la difesa insiste per la formulazione della domanda in questi termini: verifica dell'assunto dibattimentale dello Starace Ciro. Va bene. Allora, rilevato che le norme proprie di cui all'articolo 348 bis codice procedura penale devono essere interpretate anche con riferimento alle circostanze sulle quali la persona citata deve essere sentita, e ciò anche in relazione al disposto di quell'articolo 304 codice procedura penale, ad integrazione della precedente ordinanza, esaminate le singole posizioni delle persone che debbono essere ancora sentite, dispone che Perna Pasqualino, Perna Clemente, Ascione Alfonso, Marra Mauro, Sicilia Claudio, Della Mura Gerardo, Roberto Cutolo, Auriemma Giovanni e Michele Iafulli vengano sentiti con le garanzie dell'imputato e quindi ai sensi dell'articolo 450 bis del codice di procedura penale. Dispone che Barra Pasquale, D'Amico Pasquale e Cuomo Mario vengano sentiti come testimoni, salvo il disposto di quell'articolo 304 da verificarsi nel corso dell'assunzione. Oh, l'avvocato Ciotti, chi è in grado di assistere attualmente? Perna. I due Perna? Credo di sì. Va bene. Credo tutti, piacerebbe. Tutti a questo punto. Adesso, no, verifichiamo volta per volta. Allora, Perna Pasqualino. Allora Perna, si accomodi. Allora, quello che abbiamo detto prima non vale più, cioè nel senso che lei viene interrogato con le garanzie di un imputato. Quindi lei non ha difensore di fiducia, le viene nominato d'ufficio l'avvocato Ciotti del Foro di Roma. Oh, e a questo punto lei può rispondere e può anche dichiarare che non intende rispondere alle domande della Corte. Che cosa vuol fare? Intendo rispondere. Intende rispondere. Per favore, Antonio, se mi puoi portare il verbale del 9. Dunque, allora, Starace Ciro ha dichiarato che subito dopo la sua evasione dal carcere, e quindi dopo oltre un anno dai fatti
relativi all'omicidio di Casillo, lei ha avuto, lei gli avrebbe riferito alcuni particolari circa l'omicidio del Casillo stesso. Che cosa può dire a questo proposito? Assolutamente nulla, assolutamente, potrei dire solamente che sarà un bugiardo e ci starace. Perché d'altra parte con Starace è vero che sono assassini, ma subito dopo ci siamo lasciati, quindi. Dunque, le dico che lo Starace ha precisato che il colloquio avvenne a casa di un certo Forte Antonio. Lei conosce Forte Antonio? Mai conosciuto. E presente a questo colloquio ci sarebbe stata, oltre a Rosetta Cutolo, che è imputata in questo processo, anche Della Mura Geraldo, Perna Clemente, che sarebbe lei? No. No, lei è Perna Pasquale. Perna Clemente, che dovrebbe essere suo fratello. Sì. E quindi Perna Clemente, Perna Pasqualino, Della Mura Geraldo e Rosetta Cutolo. Lei di questo colloquio non avvenuto ne so. Circa un anno dopo la morte del Casillo ed esattamente in epoca successiva e prossima al maggio del 1983 lei non sa assolutamente niente. Ma a maggio dell'83 ero detenuto. Fine maggio 83 ero detenuto. Lei è stato detenuto sino fine a maggio 83. A maggio, del maggio dell'83. Sì, però il colloquio sarebbe avvenuto successivamente al maggio dell'83. Comunque lei non sa nulla di questo. No, assolutamente no. Ci sono domande? Sì, io una, Presidente. Ha mai fatto parte della nuova Camorra organizzata? No. No. Ha mai fatto parte di... Prego? No, no, ha detto di no. Sì. Ha mai fatto parte di organizzazioni comunque riconducibili alla Camorra, organizzazioni criminali? Assolutamente no, se magari però durante la mia detenzione ho potuto conoscere persone. Ha mai fatto parte di associazioni per delinquere? No. Grazie. Volevo sapere soltanto qual era il periodo preciso dopo questo fatto della sua detenzione? Il periodo preciso? 83 lei è uscito, e quando è entrato? Ottobre 83. È entrato nel ottobre? Sono stato riarrestato. No, la carcerazione per la quale è uscito nell'83, sì. Nel maggio 83, quando era iniziata? Nel 77. Ah, non è mai uscito da quella data? No, è uscito già una prima volta in decedente all'83 di maggio. E cioè quando? Fine 82. Alla fine dell'82 sì. Lei è uscito. Ci sono domande? Nessuno, lei può andare. Signor Presidente, io prima che vada, vi chiedo nuovamente di essere ritradotto, sì, bene, gentilmente, umanamente, di essere ritradotto subito. Va bene. Va bene, è possibile ritradurlo? Sì. Sì, va bene. L'Auriem è stato avvicinato. O almeno si presume. Che ha detto? Neanche costituito. L'Auriem poi non ha già dichiarato che si avvaleva della facoltà di non rispondere. No, non ha detto niente. Asciuro. Era l'altro. Senta Auriemma, noi questa mattina sicuramente non possiamo interrogarlo, quindi lei può andare tranquillamente, visto che probabilmente, cioè non so quando finiremo, però tenga presente che noi la riceviamo e lei è tenuto a venire. Va bene? E orientativamente io penso che la prossima citazione sarà per lunedì prossimo, va bene? Faremo un fotogramma ai carabinieri di Fratta Maggiore. Se hanno visto la data lo possono anche dire bene. Sì, adesso
diciamo orientativamente, okay, però la data la fissiamo solo al termine dell'udienza. E aspetta non, l'udienza. Non gliela posso. Comunque se lei vuole aspettare il termine dell'udienza. No, vado io. D'accordo, grazie. Sì. Arrivederci. Allora Perna Clemente c'è? Comodi Perna. Dunque lei si chiama Perna Clemente. Clemente. Nato dove? Ercolano. Ad Ercolano quando? 21-5-1954. 21 maggio del 1954. Ed è detenuto? Sì. Detenuto attualmente dove? Napoli. A Napoli. Per giustizia, insomma. Senta, lei viene interrogato con le garanzie di un imputato. Lei in questo procedimento non è imputato di nulla. Però lei ha diritto ad avere un difensore di fiducia, non presta giuramento, e visto che lei non ha un difensore di fiducia, l'ufficio le nomina l'avvocato Ciotti di Roma, che è qui presente. Oltre a ciò lei ha anche diritto di rispondere, ma anche il diritto di rifiutare di rispondere alle domande che le farà la Corte. Lei che cosa intende rispondere? Sì. Presidente, mi scusi Presidente, ma il Perna come viene sentito? Come il fratello, non è quello. Come imputato di reato connesso, certo. 450 sì, bis? Sì, certo. Imputato di l'abbiamo cosa? Abbiamo scritti tutti no. Nell'ordinanza, questi che non ce n'è. Cioè, io ieri sera sono stato avvertito, ieri sera alle 9 di sera, che dovevo presenziale qui come teste è un processo, non so quale processo, non so niente, no. Poi vengo qui, mi siedo, mi si... No. Mi si addebita. Quello che intendeva dire il pubblico ministero è che lei viene interrogato ai sensi dell'articolo 350 bis come imputato di reato connesso e quindi ha tutte le garanzie di un imputato, però lei non è imputato, lei viene sentito liberamente sui fatti di causa. Tant'è vero che lei ha un difensore di ufficio e ha la facoltà di astenersi dal rispondere. Però in questo processo lei non è imputato di nulla, ha capito? Lei il termine sì, di imputato si riferisce solamente alle garanzie che ha la sua deposizione, anche per diciamo, le circostanze in base alle quali lei dovrà essere interrogato. Va bene? Sì, va bene. Allora, riferisce Starace Ciro che nel maggio del 1983 o in epoca immediatamente successiva, e cioè subito dopo la sua evasione, lei conosce Starace Ciro? Sì, siamo stati... Si trovò in una riunione a casa di un certo Forte insieme a Rosetta Cutolo, Della Mura Gerardo e ai due fratelli Perna. E riferisce sempre Starace che interrogati i presenti circa quello che era successo a proposito dell'omicidio Casillo,
Lei l'ha presente l'omicidio di Vincenzo? Sì, ho sentito. Ecco. Voi tutti avreste risposto che praticamente l'omicidio Casillo era stato ordinato da Raffaele Cupolo. Le risulta questa circostanza? No, io Starace lo conosco perché siamo evasi insieme dal carcere di Avellino. Non sono stato né... Non conosco i fratelli, come ha detto... Della Mura Gerardi, fratelli, della Mura, della i fratelli Berna siete lei e suo fratello. Sì, mio cugino. O suo cugino? Cugino. Ah, benissimo. Allora, non i cugini Berna, va bene. Rosetta Cutolo e la casa dove avvenne questa riunione nella zona... No, non, forse nella zona di Baronissi, anche se non è precisato bene... La casa sarebbe di un certo Forte Antonio. Lei conosce Forte Antonio? No, non lo conosco, non conosco. Si ricorda questa riunione? No, mai. Esclude che ci sia stata una riunione di questo tipo? Io non ci ho mai partecipato a una riunione, tant'è che non conosco né la casa di questo Forte, non lo conosco neanche, non lo conosco. Sa nulla per quanto riguarda l'omicidio di Casillo? No, solo quello che ho letto dai giornali, questo. Sono domande? Io voglio sapere prima di tutto, signor Presidente, se lui è imputato o è stato imputato di partecipazione alla camorra, di associazione per delinquere e via dicendo. Sì, sono stato imputato. È stato imputato? Sì. Il processo in che fase è? Sembra in Cassazione. In Cassazione. In quel processo lei ha per caso reso confessione in ordine a questi fatti? No. No. Lei ha mai fatto parte della nuova camorra? No. Ha mai fatto parte di associazioni a delinquere riconducibili alla camorra? No, ma forse sono stato anche condannato, ma io non... Lei non ne ha mai fatto parte? Lei ha mai fatto parte di associazioni per delinquere? No, in senso che forse intenderei no. Perché ci stanno altre... No, non lo so, se io sono... Magari sono stato, ho commesso un reato, magari con qualche altra persona, ho delle responsabilità. Sì, se lei mi dice, sono stato condannato magari per un porto d'armi. Rosetta Cutolo? Cutolo? Rosetta l'ha conosciuta? No. E Cutolo Raffaele? Di vista, così. Di vista in che senso? Ho visto qualche volta sui processi, così. Cioè non lo conosceva prima dei processi, non l'ha mai conosciuto no. Prima dei processi, grazie. Senta, permette una sola domanda. Per quanto ne sa il test, com'erano i rapporti tra Cutolo Raffaele e Casillo? Erano buoni o cattivi? Presidente, mi consente. All'epoca del fatto, più o meno. C'è obiezione, a testa è dichiarato di non aver mai conosciuto il Cutolo Raffaele. No, visto di vista. No, va bene, avvocato. Mi pare che la deposizione del test escluda la possibilità di un allargamento a questo tipo di domanda. Va bene, può andare, grazie. Scusi, perché sì, certo. Solo una precisazione, per evitare il test, il Berna ha detto che è ricorrente per Cassazione per il reato associativo a cui poi fa riferimento il pubblico ministero, però è bene precisare che il reato per il quale si ricorre in Cassazione da parte di questi imputati, lo diceva prima il professore Gaito, è un reato di articolo 416 che si è ritenuto definito, questo serve ai fini poi diciamo del riferimento ai fatti di causa, che si è ritenuto consumato entro il settembre 1982. E venne escluso il 416 bis, siccome la domanda che fa il pubblico ministero è un po' generica, nel senso dice, lei è stato mai condannato per camorra? Sì, va bene avvocato, questa è una precisazione. Sì, 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 no, dico noi poi a questo punto chiediamo evaso, che venga acquisita la sentenza. Lei quando è evaso? Quando è evaso lei? 82. Nell'82 è evaso? No, 83. Nell'83. Maggio 83. Ed era detenuto dal... Settembre 82. Dal settembre 82. Ero già inquisito per l'associazione, sì. Va bene. Ce l'avevo mandato. Cioè la domanda era questa, è stato condannato per 416, non per 416 bis. Perché? No. Va bene, si può accomodare, grazie. Sì.
Marra Mauro c'è? È proprietario forse. Quello mi potrebbe dire c'era o non c'era, non c'è mai stato. No. Adesso sentiamo, facciamo finta di questo interrogatorio, che poi lo possiamo sempre citare. C'è incompatibilità con la posizione? L'avvocato Ciotti può difendere Marra Mauro? Non c'è incompatibilità. Non c'è, non mi sembra. Non lo so, è stato sentito in istruttore. È stato sentito in istruttore. Comunque adesso non c'è. Adesso non c'è, adesso diciamo sentiremo se cioè in partenza guarda. Non c'è incompatibilità. Ah, vediamo in eundo. Ma mi pare che Marra l'avete definito testimone in ordinanza sbagliata. No. Due. No, Marra non testimone. Presidente, io non so se ho sentito male, ma mi pare che nella integrazione dell'ordinanza Marra mi pare sia stato Barra. Ho capito come. Marra Mauro? Sì. Si accomodi. Lei si chiama Marra Mauro, nato il 16 luglio del 1961. Sì. Ad Afragola. Sì, sì. È attualmente detenuto dove? A Benevento. A Benevento. Per che cosa è detenuto? Per omicidi e altri reati. Anche per reati associativi? Sì, sì. E la sua posizione è definitiva o è ancora pendente? Definitiva, giudicabile e appellante, sì. Definitiva, giudicabile e appellante, va bene. Lei comunque faceva parte, almeno secondo le sue dichiarazioni rese in istruttoria, della nuova Camorra organizzata, in particolare del gruppo di Pasquale Scotti. Sì. Esatto. Senta, comunque, prima di procedere nell'interrogatorio, lei, l'avverto che lei viene sentito con le garanzie di un imputato, anche se non è imputato in questo procedimento. Quindi lei ha diritto ad avere un difensore di fiducia, se non ha un difensore di fiducia come mi sembra, le viene nominato un difensore d'ufficio, e cioè l'avvocato Ciotti. Oltre a questa garanzia, lei ha anche la garanzia di poter astenersi dal rispondere alle domande della Corte. Lei può dire che non intende rispondere alle domande della Corte. Quindi la prima domanda che le faccio è questa, lei vuole rispondere o non rispondere? Sì, signor Presidente, io voglio rispondere perché io, cioè da come stanno i fatti, io la verità la so. Ed è quella che lei ha dichiarato al giudice istruttore? Sì, perché qui si vuol far passare un omicidio imputato a tante persone che poi non è la verità. E quale sarebbe la sua verità? La verità è quella che io ho dichiarato al giudice istruttore, non mi ricordo come. No, cerchi per favore di. Giudice. Si vuol far passare, non ho sentito bene. Si vuol far passare per omicidio qualcosa che non è un omicidio. No, questo omicidio
A coloro che non l'hanno commesso. Che non l'hanno commesso. Non l'hanno commesso. Ok. Allora che cosa si ricorda lei di questo fatto? Di questo fatto io, cioè, non ci sono neanche delle mie dichiarazioni rese al giudice. Sì, ma io prima vorrei sapere da lei che cosa si ricorda, poi eventualmente la integriamo con le dichiarazioni che lei ha reso. Presidente, io voglio dire solo poche parole, perché io non sono un tipo abituato a parlare tanto per spiegare. Cioè, se noi, come organizzato, volevamo ammazzare Casillo, cioè noi lo facevamo scomparire, non lo facevamo nemmeno sapere, perché noi quando stavamo fuori noi eravamo l'ultimo gruppo della NCO rimasto, che manteneva praticamente tutta l'organizzazione, e in quel periodo la nostra organizzazione stava passando anche un brutto periodo, perché parecchie persone stavano cambiando, passavano tutto in grandi avversari, no? Allora noi ci dava molto da fare per mantenere soprattutto quei pochi che erano rimasti nelle carceri con sostegni finanziari, avvocati, la mia famiglia, appunto per farci sentire a loro vicini e dire noi ci siamo noi fuori, non preoccupate se stiamo subendo questi colpi sia all'esterno sia all'interno dei carceri. E allora Casillo, quando si riunivano Casillo, il consiglio dei no, diciamo che c'era Corrado, Puca, Camino Esposito e gli altri, io non stavo pensando, perché non potevo partecipare alla riunione perché ero un semplice camorrista, quindi non potevo ascoltare, però io viaggiavo sempre insieme a Scotti, sono stato 15 mesi insieme a Scotti, dormivamo notte e giorno, stavamo sempre insieme, abbiamo passato tutte le maniere sempre insieme. E quando è morto Casillo, noi stavamo io, Puga e Scotti. Io accompagnai a Puga e Scotti a Cardito, a Parco, non mi ricordo come si chiama quel parco. A Cardito, sì. Sì, però io posso fare risultare dove stavano, cioè, non so spiegare la via. Va bene, non si preoccupa. A orario di pranzo, no, che io, siccome ero sposato, mi ero sposato poco, allora andavo a casa, non a casa risultava, diciamo, una casa dove non lo sapevano la polizia, i carabinieri. Da mia moglie, e andare a prendere Scotti, se loro venisse a prendere verso le 2. Io quel giorno andai verso le 2, meno 10, comunque prima delle 2. No? Quanto è lontano Cardito da Roma? Napoletano. Cioè, quanto ci vuole con la macchina per. È che c'è un paio d'ore, insomma. Vado avanti. Allora io lì andai verso le 2, meno un quarto, come delle 2, andai lì. Loro scesero in fretta, non mi piaceva, perché doveva salire sopra, no, scesero in fretta e salendo in macchina disse hanno ammazzato il compare Enzo. Dice come hanno ammazzato, dove hanno ammazzato? Dice a Roma, hanno fatto saltare in aria, c'era anche Mario Cuo. Però non si sapeva ancora, perché noi sapevamo che loro stavano insieme, però non si sapeva ancora se era Mario Cuo, se era una donna, non si sapeva, però si sapeva che era Casillo, perché il giornale la disse, notizia che era Casillo. Comunque a quel punto si creò una situazione di panico tra di noi, no? E per una decina di giorni, 10-15 giorni di più, non mi posso dire esatto, cioè tutto il resto dei nostri affiliati che stavano fuori, che ci incontravamo abitualmente ogni giorno, non si faceva vedere più nessuno, perché giustamente non si sapeva chi era stato noi, era stato il gruppo del canno avversario. E dopo una ventina di giorni riuscimmo fino ad avere un incontro con i nostri affiliati della zona di Salerno. Da Salerno con quelli di Acerra, con un gruppo di Giuliano, per riuscire a capire come erano andate le cose, come erano successe i fatti. Però a quel punto io potetti capire che anche noi, loro, cercavano una soluzione, siccome c'è una cosa che loro, quelli che stavano avverti, Scott, cercavano di trovare una soluzione, avverti, no, che cioè, avevano la facoltà di comando, di decidere, di decisione. Cercavano in tutti i modi di trovare una soluzione per non creare
sconvigliare, non creare, diciamo, panico più che di quello che c'era, no, perché parliamoci chiaro, se dicevamo che era stato il cane avversario, cioè giustamente era uno smacco per noi, che ci hanno fregato un pezzo migliore di quello che c'eravamo in mezzo a noi. Se dicevamo era stato noi, non è nemmeno una cosa bella, perché se noi dovevamo ammazzare come abbiamo ammazzato altre gente, diciamo, in mezzo a noi, cioè, noi abbiamo fatto scomparire e basta, se ne andate, è passato il cane a festa, cioè la soluzione più buona per non far capire niente, perché poi se parliamoci, quando uno ammazza uno all'interno della stessa organizzazione, subentra un po' di sfiducia chi sta all'interno, perché insomma questo hanno ammazzato a questo, ma chi lo sa se è vero che, come dicono, che ha tradito, se è stato da dentro, se è infame, se si è mangiato i soldi, cioè non si crede mai veramente alla verità, perché solo chi ha ammazzato può sapere la verità con perché l'ha ammazzato. E allora loro cercavano di trovare una soluzione migliore, allora dissero che poi può darsi anche che sia vero questa cosa, che Enzo aveva portato delle bombe con dei timer da Milano, perché lui andava a Milano in quei giorni, lui e Cuno. E forse una bomba di questa che aveva in macchina sarebbe esplosa e sarebbe saltata in aria. Questa era una versione di Comodo che veniva diffusa nell'ambito della Camorra, o era la verità? No, questa era una, cioè non lo so dire, nemmeno io sto dicendo, perché anche a me disse Pasquale, disse forse delle bombe che portava, forse la mi disse Scozzo, le bombe che portava Enzo. Però questa versione fu diramata all'interno delle carceri a tutti coloro che ci stavano vicino a noi. Però poi, stando noi insieme a Pasquale, che noi la sera dormivamo insieme, noi parlavamo e cose, e Pasquale mi fece capire, Scotti, mi disse che probabilmente a far saltare in aria a Casilla erano stati, cioè, dei pezzi grossi che governano, che sono... Senta, lei però ha parlato di qualcosa di diverso, cioè ha fatto riferimento a una dichiarazione della Matarazzo. Come? Quale dichiarazione? Lei ha detto, successivamente dopo la morte del Casillo, la sua convivente Matarazzo Giovanna si rifugiò a Caserta. Sì, sì, io gli sto spiegando questo fatto. Perché... Cosa disse la Matarazzo? Questo è... Aspettate, quando... Perché anche se l'avevano ammazzato la nuova famiglia, cioè lui la nuova famiglia ha telefonato, l'ha fatto la sera, cioè se noi ammazzavamo qualcuno, come è successo che a volte abbiamo ammazzato uno per dare una dimostrazione e poi abbiamo fatto la telefonata, una telefonata la facevamo subito, a 3 minuti, a 5 minuti dopo l'omicidio, cioè 10 minuti dopo un telefonava, dice siamo stati noi, con questa pistola abbiamo sparato. Quindi nemmeno poteva reggere la nuova famiglia, perché l'ho telefonata la sera, la telefonata la fece di sera, cioè dopo tante ore ammazzato l'omicidio. E Pasquale mi disse che probabilmente erano stati i servizi segreti, perché siccome c'erano state tante altre cose che non ve ne voglio spiegare, che nemmeno mi interessano, nemmeno cioè, mi applicavo per sapere, il Casillo stava cercando di cattare alcuni personaggi politici, in quanto gli erano state fatte delle promesse, non venuto, ne ho mantenute, anche per quanto riguardava la sua posizione all'interno della NCO, che lui gli era stato anche promesso che era ricercato, quell'ordine di creatura veniva insabbiato, veniva annullato, non so come fu, e lui stava facendo pressione per far rispettare le promesse che avevano fatto in base agli intallazzi che avevano fatto loro, che io non nemmeno li so, non lo voglio sapere. Questa è la versione di Scotti. No, a me però, no che... Detta a lei in confidenza, che... E non, che era diversa dalla versione che fu diffusa nelle carceri. Ufficiale dalle carceri. Ma la Matarazzo che disse? Lei ci parlò con la Matarazzo? No, io la Matarazzo non ci parlò perché a me mi fu incaricato di ammazzarle e basta. Cioè nemmeno, quindi domandavo, perché il tragitto che abbiamo fatto era poco, 2-3 chilometri prima dell'autostrada, l'ho ammazzato perché poi dovevamo andare... Ma è stato lei ad uccidere la Matarazzo? Sì. Se era lei, che non so nemmeno se era lei, a me lei disse prendi, vai in questo appartamento. Chi è che glielo disse? Scotti.
Senta, però lei ha dato una versione sostanzialmente diversa. Sì, ma io ho detto una situazione, io non volevo nemmeno rispondere, perché a me, venne questo giudice lì e mi, senza una comunicazione, senza un avvocato, senza nessuno, io stavo anche nel colloquio e mi chiamò e mi disse, senti, sono venuto qua per sapere, che io non volevo rispondere perché io non avevo chiamato nessun giudice, non ne, cioè non mi interessava nemmeno. Mi scusi Marra, però lei ha dato anche dei particolari abbastanza precisi. Me lo dico. Cioè ha detto, la Matarazzo ci disse... Sì, ma io li confermo, è questo che ho detto, non è che... La Matarazzo ci disse che quella mattina, quindi questa è la versione Matarazzo, se la ricorda lei la versione Matarazzo, che lei ha raccontato con una certa precisione. Io mi sono preso perché sono passate allora, più di 5 anni. Io mi... Quella mattina, come sempre del resto, lei era scesa prima... Lei aveva chiesto a pagare, lei se lo ricorda, vediamo, se lo ricorda, se no poi lo riuscirà. No, ma ricordarsi, non mi ricordo perché ve l'ho detto, sono passati 5 anni, anche... No, no, mi pareva anche, aver sentito che non se lo ricordava. Che anche a causa della carcerazione, dei problemi che sta affrontando, cioè mi ricordo quasi poco, ben poco. Dunque, la Matarazzo le avrebbe detto, questo lo ha dichiarato lei al giudice istruttore, questo è un verbale di interrogatorio che porta la sua firma, che aveva scaldato il motore per circa 5 minuti, come faceva sempre. Sì, poi sì, era sì. Venuto Casillo. Sì, ma questo mica quando la sono andato a prendere. No, no, non quando la sempre. Ah, io voi avete detto quando l'hai andata a prendere, cosa ti ha detto la Matarazzo? Quando... Allora, si ricorda adesso quello che ha raccontato la Matarazzo? Sì, questo lo racconta la Matarazzo con dei presenti di tutti, che c'era buche, esatto. Cose. E che cosa ha raccontato? E quella mattina lei uscì di casa, perché c'era la Golf, abitualmente andava a mettere in moto la macchina, cioè per scaldare il motore, e poi usciva Casillo. Dice uscì Casillo, si mise al volante, stava lottando, lei così al volante, lei da fuori lo sportello dove stava Casillo. Dice poi nel frattempo che lei vide uscire al Cuomo, che forse la macchina stava più davanti a... Dice, quando Cuomo stava una ventina di 10-15 metri da casa che stava arrivando, insomma, lei salutò Casillo e stava andando. Quando lei stava quasi arrivando vicino alla porta di casa, all'ingresso del portone del palazzo, dice, bello e buono, saltò tutti i nati. Si ricorda se la Matarazzo disse che nell'auto del Casillo, Casillo e Cuomo avevano portato delle bombe? Non mi ricordo. Che lei qui ha detto, la Matarazzo escluse che avessero portato delle bombe e degli esplosivi sull'auto. Questo non mi ricordo, perciò io ho detto prima all'inizio, non so se era una versione, se era una versione di comodo per non fare impaurire e creare scompiglio nell'organizzazione, o se era vero, l'ho detto prima che, perché comunque, cioè che lei però ha anche detto, ha anche riferito quello che il Cuomo ha fatto sapere successivamente. Sì, che disse non ti preoccupare, tutto a posto, che noi avevamo i contatti con il Cuomo anche dopo che è saltato in aria. A posto in che senso? Cioè perché noi stavamo col dubbio, anche noi siamo che Scotti, Pugo, cioè che stavamo all'interno, che stavano ai vertici dell'organizzazione, no, diceva, non erano convinti ciò che era successo, non lo so, allora mandarono in ospedale per sapere, diciamo, come stavano le cose, se c'era qualche novità, qualche particolare, insomma, per sapere come andare le cose. E Cuomo manda a dire, dice, non vi preoccupate, andate avanti che è tutto a posto, cioè per assicurare che, non lo so, forse per dire che è stato un incidente, è stato... Cioè, ma il Cuomo avvalorò la tesi dell'incidente o no? Beh, io penso per mandare di tutto a posto, penso a valore la tesi dell'ingegnere, perché se era una cosa che l'avevamo fatto saltare noi, ce l'avevamo fatto saltare noi, signor Presidente, di Cuomo, noi non ci mandavamo, noi ci abbiamo mandato il padre di Cuomo all'ospedale, e noi non andavamo né a casa del padre, ci avevamo saltato, volevamo far saltare a Cuomo, no? E non mandavamo né il padre in ospedale, e tanto meno ci potevamo affidare del Cuomo. Noi con il Cuomo ci dovevamo anche incontrare, lui abita via Carlo De Marche, una sera siamo anche andati, non siamo potuti entrare. Scusi Marra, però a questo punto l'interrogativo era,
sono saltati da soli o li ha fatti saltare qualcuno? Lasciamo perdere. Ma voi il derogativo lo dovete porre voi, non lo dovete porre a me, perché siamo voi avete legato voce no, processuale. Siamo perfettamente d'accordo. No, ma io quello che le stavo specificando, noi dobbiamo risolvere prima questi. Perché no, io voglio dare un atto di elucidazione. Ha detto si è trattato un incidente, sì, no, ma come no? Mi scusi avvocato. Ma abbiamo la registrazione. Mi scusi avvocato. Che altra delucidazione? Vabbè, allora gli legga quello che ha detto. Va bene. Che altra delucidazione voleva dare? Io se non sbaglio sul giornale lessi che facendo la verifica dell'esplosivo, l'esplosivo è il risultato del tipo militare, giusto? Mm. Io vi faccio sapere che noi quando estorsione abbiamo fatto, quando bombe abbiamo messo, noi l'unico esplosivo che siamo stati sempre in possesso è stato per la massima il tritolo, che ci le compravamo da quelli lì che stavano nelle cave, oppure facevamo noi i furti nelle cave, la polvere di mina, e qualche volta, ma era una cosa rara, un po' di plastico, questo esplosivo militare, ma è, vedete un po' quanti covi hanno trovato la camorra, quanti covi ci sono, io ho fatto trovare armi, cose, vedete se qualche volta hanno trovato questo esplosivo militare da qualche parte. Vedete, tutti in Italia, quando Coca morì, scoperto, si hanno trovato mai questo esplosivo militare. Va bene, Marra, però c'è una certa contraddizione in quanto lei ha detto. Perché lei da una parte... Ma questo lo diceva lei in risultato, perché non c'è nessuna contraddizione. Per favore, avvocato, mi lasci... Ah no, ma lei comincia... Per favore, avvocato... Scusi, Presidente, ma lei comincia con un inciso faccio... sul quale non siamo d'accordo. Va bene, cambierò la forma, stia tranquillo. Lei ha detto che da una parte ci fu la versione, cerchiamo di chiarire bene, da una parte ci fu una versione, diciamo così, ufficiale da diffondere nell'ambito delle carceri e che era quella che Casillo e Cuomo erano saltati per un incidente, quindi non li aveva fatti saltare nessuno, è vero questo l'ha detto lei, la versione ufficiale che dava la camorra ai suoi affiliati nelle carceri. Sì. Esatto. Poi lei ha detto, però a me Scotti, in confidenza, mi ha riferito che era stato fatto saltare da qualcuno. Secondo lei qual è la verità? Che è stato fatto saltare da qualcuno o che è stato un incidente? Cioè, secondo me... Per favore... Cioè io ne sono pienamente convinto e rimarrò sempre convinto perché io non devo né vendere né comprare qui. Certo. Il fattore principale, se noi all'interno dell'organizzazione dovevamo ammazzare Casillo scompariva, non si sapeva no, nulla. Ma io adesso non dico se l'avete fatto saltare voi. Sì, ma portatemi anche, sì, sono ignorante, non so, cioè io non posso rispondere subito, cioè io devo partire anche da una logica, non posso rispondere subito a lei, perché posso anche essere interpretato in un altro modo le mie parole. Allora io vi spiego. Gli do anche la risposta a voi che voi mi avete fatto. Se noi volevamo ammazzare Casillo poteva morire quando voleva lui, noi potevamo ammazzare quando volevamo noi, lo facevamo scomparire, perché era cioè se Casillo aveva fatto una cosa di grave in mezzo a noi, cioè comunque Casillo veniva ammazzato però veniva fatto scomparire, perché il periodo che noi stavamo affrontando era un periodo critico della nostra organizzazione, quindi noi non ci potevamo permettere sia uno smacco degli avversari che dicevano che avevano ammazzato loro e sia noi che dicevamo che avevamo ammazzato noi, perché eravamo pochi, noi eravamo un gruppo di noi, io e Scotti erano 20-25 persone, ma un massimo erano 30 persone cioè, attivi nell'organizzazione, poi c'eravamo i fiancheggiatori che facevano dei servizi così. E quindi lo escludo nel modo più assoluto che noi avremmo potuto ammazzare, oppure gente legata alla nostra organizzazione avremmo potuto ammazzare Casillo. La seconda, venga la vostra risposta, io sono convinto che Casillo, un'opinione mia, è stato fatto saltare per gli interlazzi che faceva lui a livello politico. Queste sono le... Noi, io lo escludo nel modo più assoluto che noi avremmo potuto far saltare Casillo. È possibile anche l'ipotesi che lui c'aveva effettivamente le bombe, perché in quel periodo lui stava facendo, voleva fare delle estorsioni nella zona sua di Ottavia. Visto il Puga lo stesso pomeriggio del delitto o il giorno successivo? No, noi stavamo insieme dalla mattina. Dalla mattina, lei non l'ha mai abbandonato per quella giornata? No, perché era un periodo che camminava insieme a noi, perché c'era una guerra aperta nella sua zona di Sant'Animo con Giuliano e loro stavano insieme a noi perché stavamo organizzando le rappresaglie in quella zona. Lei parla del Puga e dello Scotti? E noi siamo insieme, anche lo Scotti, noi siamo stati arrestati insieme, quindi Scotti. Questo per quanto riguarda il Puga. Le risulta che vi erano delle ragioni di dissenso in quel periodo tra il Cuttolo e il Casillo?
No, perché il Casillo riuniva, una volta a settimana si riuniva con loro a Caserta per soprattutto per discutere. La prima cosa erano per far sapere, per rapportare, cioè, come stavano andando le cose, come andavano le cose nella negoziazione, e poi mensilmente gli venivano date dei soldi per sommezionare la maggior parte lui aveva la responsabilità dei braccetti di massima sicurezza dei carceri speciali per mantenere i carcerati. Sì, poi le risulta che il Casillo potesse essere in possesso di esplosivo del tipo di quello che ha fatto saltare la vettura. Perché lei ha escluso prima che la camorra potesse fare uso di esplosivo di quel tipo. E allora Casillo come avrebbe potuto esserne in possesso? Ma questo non lo so. Perché noi esplosivi, infatti quando me ne è stata a me ho fatto trovare una bozza piena di esplosivi, tutta dinamite. E ce l'avevamo gli esplosivi, come ce ne avevamo? Quindi... Ah, ecco, per questo mi... Però lui, siccome Casillo era ben, aveva ben parecchie ramificazioni a Milano, a Roma. Ramificazioni di che? Parecchie amicizie in tutti i parecchi settori. E allora, perché a volte anche lui ci portava armi a noi, dell'esplosivo. E quindi qualche volta vi ha portato anche dell'esplosivo di tipo sì, militare? Sì. Anche? No, militare mai, allora... non ho mai visto militari. Allora questa sarebbe stata la prima volta che lui avrebbe avuto un esplosivo di questo tipo. Ma questo state dicendo voi se lui l'avrebbe avuto. No, lo sto domandando a lei. No, io ho detto altre volte che sì, ci ha portato esplosivo. Però di altro tipo. Ma sempre la maggior parte di dinamite, una volta ci portò il plastica. Va bene. Pubblico ministero. Questa prima a me. No, quello io mi limito a seguire le regole del codice, avvocato. Che per garanzia difensiva concede al difensore di parlare dopo l'accusa, anche la mia. Chi è che le dette l'ordine, se ordine vi fu, di uccidere la Matarazzo o quella persona che le venne indicata come la Matarazzo? Cioè io l'ordine vero e proprio lo ebbi da Scotti. Che dovette andare a casa di altri affiliati dove c'era la Matarazzo, cioè se era lei, non lo so, che io l'ho doveva visto. Doveva andare alla casa, mi scusi? A casa dove stava la Matarazzo. Dove stava? A casa in Caserta. Che se non so se era lei, perché l'ho conosciuto tre, ne ho visto tre, massimo quattro volte. L'ultima volta quando l'ho ammazzato. Cioè. E andai lì, già lei già era pronto con le valigie e mi dissero solo tu. Mi scusi, se può parlare più piano, perché sennò non la seguo. Quando andai lì a prelevarla, loro mi fece l'imbasciata e disse: tu sei lei da parlare, dici che devi andare a Milano, a casa di un costruttore, rimarrà lì 3-4 mesi in attesa che si calmino le acque, finiscono le ricerche e dopo. Gli avranno fornito i passaporti, i documenti, i soldi che lei espiaterà e si farà una vita nuova. Scusi, si calmino le acque con riferimento a che cosa? Perché l'area è ricercata, no? La ricercava la polizia, i carabinieri. Per che cosa, lo sa? Che ne so, forse doveva interrogare perché sapeva che stava insieme a Casillo. No? Quindi quando Scotti le disse di raccontare questa storia a quella donna che lei presume essere la Matarazzo, quando Scotti parlò o si calmino le acque faceva riferimento alla vicenda Casillo. No, faceva Casillo, sì, esatto, anche la vicenda Casillo. Sì, andiamo avanti. Io arrivai in casa, bussai al citofono e salì sopra, lei già stava pronta con le valigie in mano. Scendemmo con la macchina. Salimmo in macchina e percorremmo all'incirca un paio di chilometri prima del casale dell'autostrada che si imboccava a Caserta. No? Siccome noi dovevamo avanzare, dove dovevamo portarla? Dovevamo superare l'altezza del casello, cioè io dovevo sparare prima che superavamo il casello. Non ho capito, me lo può ripetere, scusi. Siccome il posto dove dovevamo portare la Matarazzo. Lei era da solo?
No, eravamo io un altro. Chi era l'altro? Un altro, non ricordo. Lo ricorda o non lo ricorda? Ha fatto il nome davanti all'altro giudice? Sì, si ha fatto il nome, però non lo ricordo adesso. Adesso non ce lo ricordo. Io la dovete ammazzare prima che superavamo il casello, perché sennò se lei vedeva che il casello già era stato superato, diceva qui, si deve andare solo qui, dove andiamo? Allora la dovete ammazzare prima che passavamo il casello. Poi dopo la portavamo in campagna, la seppellimmo. Com'è che l'ammazzò, scusi? La pistola. No? Sì, come? Mi vuole spiegare come sono andate le cose? Abbia nessuna attinenza, no, non per fare delle opposizioni, per carità. No, va bene, può non rispondere. Quando la Matarazzo salì in macchina, chi era la guida? Quell'altro che stava con me. E la Matarazzo dove venne, dove si accomodò? Dietro. Ma siamo... allora, va bene, mi pare che su questo episodio il Marra abbia già chiarito a sufficienza. Ci sono altre domande, signor Pietro? Intanto una richiesta. Ah, scusa, per pubblicare. No, io avevo capito, sono altre domande del... Oh, e lei poi ha indicato il posto dove era stata seppellita la Matarazzo? Non intendo rispondere a questo punto. Va bene. Altre domande a voi? Certo, Presidente. Certo, Presidente. È un collaboratore che non intende rispondere. No, ma se vede il commento, dell'altro, nel processo... Questo è il mio commento. Voi ne farete uno diverso. Ricordiamo le opposizioni del pubblico ministero, signor Presidente, al fatto se Casillo fosse entrato o meno nel carcere di Ascoli Piceno, che era attinente a questo processo. Un'altra cosa, visto che siamo in sede di opposizione, perfettamente d'accordo con il professore Gaito, io le chiederei ancora però che il pubblico ministero, anche se noi siamo fautori del nuovo codice e quindi salutiamo con grande interesse questa cross examination, poiché ancora non è comunque, diciamo, nelle regole di questo processo, io la pregherei che le domande del pubblico ministero passino così come rito e procedura attraverso la sua persona. Grazie. Va bene. Presidente, mi consente, vorrei capire se io devo formulare a lei la domanda oppure la posso formulare e basta un suo cenno di assenso. Secondo il codice, le domande sono poste tramite il Presidente. Il cross, il traversone. Posso andare avanti? Sì. Grazie. Lei diceva poc'anzi che Scotti, mi scusi, le spiegò. Scusi, signor Presidente, vuole cortesemente chiedere al Marra se nel momento in cui lo Scotti ebbe ad richiedergli di uccidere la Matarazzo, gliene spiegò i motivi? Gliene spiegò i motivi? Signor Presidente, io... No, io non gli chiesi prima, diciamo, perché doveva morire, perché... Però gli dissi solo, ma perché dobbiamo ammazzare noi, quando poi questo già si trova a casa, altri nostri affiliati. E lui mi rispose e disse, vabbè, noi siccome siamo nelle zone nostre, diciamo, dove dobbiamo a nostro agio, loro operano più puliti, più coperti, dice, meglio che facciamo noi questo servizio. E poi dissi, mi ricordo se io dissi prima che... Prima che l'ammazzavo o dopo, perché la dovevamo ammazzare. Perché se lo dissi dopo, perché io intanto già avevo capito che il Casillo, come seppi successivamente, mi pare che con questa Matarazzo gli si confidava tutto, gli diceva tutte le cose aderendo all'organizzazione. Però loro, poi dopo Scotti, ecco, dopo averla ammazzata, Scotti mi disse no, noi eravamo un pericolo e non potevamo correre in quanto. Se non sapeva, dice, era un rischio che non potevamo correre perché se lo arrestavano poteva mettere in pericolo l'organizzazione e noi questo fatto non lo potevamo.
rischiato. Va bene, altre domande? Vorrei capire meglio, Presidente, mi scusi. Lo Scotti avrebbe detto al Marra che la Matarazzo doveva essere uccisa in quanto legata sentimentalmente al Casillo e quindi, ove fosse stata arrestata dalla polizia, avrebbe potuto svelare i segreti dell'organizzazione che il Casillo, eventualmente, perché la circostanza mi sembra che non fosse nota allo Scotti, le aveva rilevato. È così? Sì, così, esatto. Vorrei sapere se sono state uccise, che lui sappia evidentemente, ovvero se lo Scotti, ovvero se altre persone di rilievo della Camorra hanno ucciso o hanno ordinato l'uccisione di altre donne legate a personaggi di primo piano della Camorra. Presidente, no, mi aspetti, mi consente, perché ancora non ho finito la formulazione. Sì, sì, io posso rispondere, Presidente. Motivi. Presidente, lei non può non intuire evidentemente come la uccisione della Matarazzo eseguita secondo il dire del Marra, secondo il dire dello Scotti e secondo il dire di altro testimone, da aderenti alla nuova Camorra organizzata, non possa non avere una rilevanza in ordine a quella che è la materia oggetto di questo processo, in quanto in questo processo, pur nella ampiezza delle varie ipotesi affacciatesi in istruttoria, ma in questo processo con riferimento all'ipotesi di accusa che è binario di questo processo, si afferma che il Casillo venne assassinato da aderenti della nuova Camorra organizzata per questioni attinenti ed afferenti all'organizzazione stessa. E d'altra parte, signor Presidente, io credo di avere pieno diritto di motivare il motivo, e su questo credo di essere attento, senza che dalla mia motivazione possa nascere suggerimento alla risposta che il test eventualmente, che il Marra eventualmente dovrà dare alla domanda che io ho avanzato. Per motivi, dicevo, afferenti all'organizzazione criminale. E d'altra parte, signor Presidente, lei non può dimenticare che vi è voce processuale nel processo secondo cui il denaro di cui il Casillo si sarebbe appropriato e che dal Casillo sarebbe stato inviato in Svizzera sarebbe stato materialmente in Svizzera portato dalla Matarazzo. E allora, signor Presidente, ai fini generali anche, lei mi deve consentire, della valutazione sull'attendibilità del Marra, non può non avere rilievo una circostanza di questo genere, ove al Marra conosciuta. Io non sto chiedendo opinioni, non sto chiedendo idee, non sto chiedendo nulla di aleatorio al Marra. Sto chiedendo una cosa precisa. A fronte di una risposta secondo cui lo Scotti non sapeva se la Matarazzo conoscesse o non conoscesse i segreti di Casillo, ma che ciò nonostante doveva essere uccisa per motivi di sicurezza dell'organizzazione, signor Presidente, ai fini dell'attendibilità di questa risposta, mi sembra corretto chiedere se a conoscenza del Marra, membro riconosciuto per sua confessione dell'organizzazione criminale Nuova Camorra organizzata, se a conoscenza che la Nuova Camorra organizzata o egli stesso per caso abbia commesso un omicidio relativo a delle donne legate a membri della nuova Camorra organizzata per motivi simili a quelli per cui venne, secondo il suo dire, ordinata l'uccisione della Matarazzo. Anche perché, allora, signor Presidente, ove questo non fosse accaduto, evidentemente l'uccisione della Matarazzo si muove come eccezione rispetto a una regola, con tutte poi le valutazioni che in sede di discussione andremo a fare. Signor Presidente, vorrei rispondere per... Va bene, risponde. Come ho sentito, cioè, il proprio ministro ha detto che la Matarazzo avrebbe portato dei soldi in Svizzera per conto di Casillo. Se Casillo, come ha voluto fare alludere il signor proprio ministro... Presidente, consenta, la mia domanda è diversa. Ora sì vi è una risposta
che travalica sì, completamente il senso. No. Chiedo scusa, faccio silenzio, che travalica completamente il senso della mia domanda e che sia ancora un discorso mio. Presidente, il dibattimento. A questo punto, per cortesia, non interrompete il Marra. Continua. Cioè, come fa capire proprio il ministero, se la Matarazzo dice che aveva depositato i soldi svizzeri per conto del Casillo, no? È come si può far capire che noi avremmo ammazzato, se noi avremmo ammazzato il Casillo, avremmo ammazzato perché si avrebbe preso dei soldi, qua. Ma se noi avevamo la Matarazzo noi in pugno, no? Cioè, noi i soldi potevamo tornare noi in possesso, noi, perché se la Matarazzo c'aveva i soldi, aveva depositato dei soldi, noi la Matarazzo ci facevamo di tornare i soldi e ce li prendevamo un'altra volta noi i soldi, una volta che avevamo ammazzato il Casillo. Per rispondere di nuovo alla risposta del primo procuratore, noi abbiamo fatto ammazzare la famiglia di Matteo, che ci è morto madre e sorella, per il solo fatto che noi abbiamo ammazzato prima il figlio, il nipote e un cugino, e poi abbiamo dovuto ammazzare per forza maggiore la madre, la figlia e una cognata, e la moglie del Di Matteo, in quanto erano a conoscenza di parecchi segreti dell'organizzazione. Solo per questo motivo si è morta una famiglia intera, la famiglia di Matteo in Sant'Antimo. La madre del Di Matteo, la moglie del Di Matteo e la sorella del Di Matteo, che stavano a casa dopo che abbiamo ammazzato i familiari su... Va bene, altre domande? Dopo che avete ammazzato, mi scuso? Abbiamo ammazzato il figlio, il marito e il figlio, abbiamo dovuto ammazzare la sera, la madre, la moglie e la sorella. Sì, ho capito perfettamente, mi scusi però, ma cioè l'uccisione di questi parenti sarebbe stata successiva ad altra uccisione da voi perpetrata nei confronti del figlio di non so chi altro. No, noi abbiamo dovuto ammazzare prima il figlio. Perché? Perché ha fatto uno sgarro agli danni dell'organizzazione. Grazie, è sufficiente. Il Casillo che a lei costi non aveva... No, non uno sgarro, preciso. Ah, no, ecco. Lui, cioè, non era questo, perché lui aveva ammazzato il fratello del Puga, che era una sua... Oh, il Casillo che lei sappia aveva fatto sgarbi all'organizzazione. No, non esiste, perché... Ma, ecco, voi di questa cosa doveste no, convincere. No, risponda, per favore, Marra. Sì, sì, vi sto rispondendo. Cioè, ma il Casillo, se aveva fatto uno sgarro... Sì, ma questo l'ha già detto. Il pubblico ministero vuole no, dire... No, non aveva fatto nessuno sgarro, Casillo. Ecco, quindi mi sembra di intuire... che nella questione, mi scusi, relativa a quelle, come ha detto che si chiama, quel Di Matteo, no? Il quale secondo il suo dire avrebbe ucciso il fratello di Puca, vorrei capire la necessità di uccidere i familiari del Di Matteo nasceva dal fatto che voi temevate una vendetta, nel senso appunto della discovery dei segreti? Sì, perché per questo fatto e perché anche per dare, diciamo, soddisfazione al Puga, che era un personaggio sì, di maggior spicca, di maggior rilievo in confronti del Di Matteo, in quanto erano sempre tra il Puga e il Di Matteo, erano anni che non scorreva mai con sangue. Quindi per dirla in termini più, diciamo, più volgari. Però se il Di Matteo fosse stato all'altezza del ruolo come il Puga, non sarebbe nemmeno successo un fatto di questo. Oh sì, no, volevo capire. Quindi voi in altri termini temevate dai familiari, oltre alla soddisfazione del Puga, voi temevate che i familiari del Di Matteo potessero andare alla polizia o giù di lì e dire delle cose contro di voi? Questa è la domanda. Basta. Non solo mi oppongo, ma protesto per questo favore, modo di condurre l'interrogatorio da parte del pubblico ministero. Abbia pazienza. Per favore, avvocato. E perché è un'analisi retrospettiva di un delitto completamente diverso. Ma lei intervenga e ponga fine a questa storia. Anche perché, tra l'altro, Presidente, rilevo che nonostante il mio invito al rispetto del codice di rito, il pubblico ministero continua ad interrogare direttamente il testimone. E credo che questa sia una situazione veramente insopportabile. Non so come altro dirglielo, come altro proporglielo. Io sono veramente turbato, signor Presidente, da questo richiamo. Ponga fine, quasi che qui stesse accadendo qualcosa di drammatico. E allora vorrei essere molto chiaro, signor. Allora vorrei. Adesso mi sembra. Sta accadendo che non abbia la parola. Le tolgo la parola, per favore. Le tolgo la parola. La parola gli viene data dal Presidente, perché attualmente la parola è data dal Presidente, data a me.
e questo per un motivo quantomeno di comprensione dei giudici popolari, la cui comprensione troverebbe difetto in un... Mi scusi, la domanda vorrei sapere. Ma siccome posso prevedere delle obiezioni, signor Presidente, io correttamente vado a formulare anche le motivazioni, sicché nel caso di incidente la Corte è in grado di conoscere appieno il pensiero della pubblica accusa, cosa che mi sarebbe invece preclusa, ove senza motivare dovesse esserci la posizione della difesa. E allora, signor Presidente, cerchiamo di essere chiari. Se lei ritiene, può anche allontanare il Marra, perché nella motivazione che vado a fare delle mie domande evidentemente ci sono delle conclusioni che possono essere suggestive. Anzi, io per primo, signor Presidente, nella motivazione della domanda la pregherei di voler allontanare il Marra per essere io più libero di spiegare quello che... Non mi pare necessario. Benissimo, signor Presidente. E allora, signor Presidente, il discorso è molto semplice. Non vedo che la questione Matarazzo abbia rilevanza ai fini del decimo. In tal senso, signor Presidente, al di là delle mie parole, vi è un'ordinanza della Corte che ha iniziato a disporre accertamenti relativi alla questione Matarazzo. Non v'è dubbio, signor Presidente, che le motivazioni addotte dal Marra, autore materiale dell'omicidio Matarazzo... Scusi Presidente, non è un'obiezione, se cosa del professore non in ordine al problema Matarazzo, alla esistenza di Matarazzo e la eventualità di Matarazzo. Presidente, posso andare avanti? Perché per capirci, perché altrimenti... Per favore, avvocato, con questo sistema non finiamo più. Non v'è dubbio, dicevo, signor Presidente, che la motivazione adotta dal dichiarante in ordine alla uccisione della Matarazzo non può sfuggire al vaglio della Corte. Corte che in quell'ordinanza, e lei, signor Presidente, nel momento in cui ha ammesso le domande relative alla Matarazzo, per cui in vero non vi è stata mai obiezione da parte della difesa, ha riconosciuto la rilevanza della questione Matarazzo ai fini del decimo. E quando, signor Presidente, mi si dice che la Matarazzo viene uccisa in quanto lo Scotti ne temeva la capacità rivelatoria di segreti di cui forse, perché lo Scotti neanche di questo era sicuro, la Matarazzo poteva essere portatrice, signor Presidente, si dà un certo tipo di motivazione che prima facie, signor Presidente, non appare attendibile, quantomeno a questo banco. Tant'è vero che questo banco ha formulato successiva domanda, la cui obiezione della difesa, in ordine alla quale l'obiezione della difesa è stata superata da ella, signor Presidente, che tale domanda ha posto nel momento in cui questo pubblico ministero ha chiesto al Marra se nella vita della nuova Camorra organizzata si erano verificati fatti analoghi, evidentemente giustificate da analoghe valutazioni. E il Marra, signor Presidente, ha risposto che altro fatto analogo di cui lui era a conoscenza, credo, per scienza diretta, era quello riferito all'uccisione di tutta la famiglia di Matteo. E nel corso, signor Presidente, della successiva istruttoria dibattimentale si è appreso che il Di Matteo venne ucciso in quanto autore di uno sgarro nei confronti dell'organizzazione.
e più segnatamente autore dell'omicidio del fratello di Puca. Ed il teste e il dichiarante ha altresì aggiunto che l'uccisione, su mia domanda, signor Presidente, che l'uccisione del Di Matteo era per dare soddisfazione anche alle Puca e che vi era un certo tipo di timore che i familiari delle Di Matteo potessero utilizzare in senso ritorsivo i segreti dell'organizzazione di cui erano portatori. Unico esempio questo, signor Presidente, che il Marra ci ha fornito come secondo elemento di una sequenza cui l'episodio Matarazzo indubbiamente, secondo il dire del Marra, appartiene. E allora, signor Presidente, chiedo scusa, ma io non ne riesco a capire per quale motivo sarebbe non avanzabile la domanda che va ad ulteriore approfondimento di una dichiarazione del Marra, e cioè se il timore del Marra e dello Scotti era quello che i familiari di Matteo utilizzassero quelle notizie per propalarle, ad esempio, ad organi di investigazione. Il che, signor Presidente, non mi consenta perché finisco, è rilevante perché smonta l'esempio di analogia fornito dal Marra e continua a situare nell'ambito della inattendibilità la risposta dal Marra fornita con riferimento all'omicidio Matarazzo. Signor Presidente, vorrei dire due parole. Cioè, io mi scusi, il Marra già ha parzialmente risposto a questa domanda in modo abbastanza chiaro. No, vorrei dire su un'altra parola più. Vuole aggiungere qualcosa? Cioè, io sono stato sincero, ho detto le cose, la verità, non ho nascosto niente. No. Però non vorrei che il signor primo ministero mi facesse attendibile per rinforzare l'accusa e mi facesse. Perché io, se ho detto il fatto della famiglia di Matteo, è perché la famiglia di Matteo, che lui mi ha fatto la domanda, diciamo, se erano state ammazzate altre donne nell'organizzazione. Mi scusi, Marra. La Matarazzo è stata uccisa per il timore che, interrogata dalla polizia, potesse svelare dei segreti della Camorra. Sì. I familiari del Di Matteo sono stati uccisi per paura che svelasse, diciamo, a chi? Alla polizia lo stesso. Alla polizia lo stesso. Che volevo dire, però solo per la madre, perché la madre più sapeva. Sì, va bene, basta così, non andiamo avanti. Mi scusi Presidente, un ulteriore approfondimento che poi era quello che mi sembra che il cioè i familiari del Di Matteo o la mamma erano a conoscenza della provenienza del delitto, cioè erano a conoscenza che eravate stati voi ad uccidere il figlio? È normale, perché il figlio aveva ammazzato, la mattina aveva ammazzato il fratello di Puca e la sera... Basta così, grazie. Oh, lei ha detto poc'anzi che ha visto la Matarazzo 3 o 4 volte. Ritorniamo all'interrogatorio diretto, lo possiamo fare secondo me? Io non lo so. Va bene. Presente, ma scusi, va bene. Che non noi diciamo la da domanda, questo banco la domanda io è stata lo so, fatta, io l'ho invitata 3 volte, lei la domanda è stata fatta a me. No, va bene, vuole formulare compiutamente la sua domanda? Non lo so, anche perché poi tra l'altro si pretendono di dare le stime. Va bene, la domanda viene rivolta al Presidente. Signor Presidente, vuole chiedere al Marra che è quello che accade peraltro normalmente quando io prendo la parola, signor Presidente, tenendo presente e precisando che io non ho ambizioni di essere precettore o aio. Volevo, Presidente, siccome non ricordo bene, vuole chiedere alle Marra quante volte ebbe. Presidente, mi scusi, siccome adesso mi sembra che il dibattimento abbia preso dei canoni di contraddizione, giusto? Ecco, allora io vorrei, signor Presidente,
lo dico adesso in termini generici, salvo poi a dirlo in termini più specifici, che la forma venisse rispettata nel suo complesso, anche negli aspetti più formali e più celebrativi del rito. Dicevo, signor Presidente, vuole signor Presidente, chiedere al Marra se quante volte ebbe a vedere la Matarazzo? Quante volte l'ha vista la Matarazzo? Dall'omicidio Casillo fino alla morte della Matarazzo. Non mi ricordo, 3-4 volte. Tre o quattro volte. A pagina 129 probabilmente, c'è scritto: la Matarazzo ci disse che quella mattina, come sempre del resto, lei era scesa prima per mettere in moto la macchina e scaldare il motore. Non ci disse chi aveva portato la macchina, aveva scaldato il motore per circa 5 minuti, poi era venuto il Casillo che si era seduto al volante. Lei stava andando incontro a Mario Cuomo, il quale era sceso dopo qualche minuto quando l'auto esplose. La Matarazzo escluse che avessero portato delle bombe e degli esplosivi sull'auto e via dicendo. Vorrei sapere, signor Presidente. No, prego. Questo rientrerà nei vostri diritti. Io, per me, a me interessa solo fare una domanda di cui questa dichiarazione è semplicemente lo spunto. Vorrei sapere, signor Presidente, se la Matarazzo... Ma scusi, Presidente, guarda. Se la Matarazzo... La domanda prima... Cui, è per l'opposizione... La domanda prima... Leggere, poi, la domanda prima, poi glielo leggo io eventualmente. Ma lei doveva leggere il verbale, questo vorrei sapere, il verbale l'ha letto in parte il pubblico ministero. Voglio sapere qual è la domanda. Vorrei sapere, signor Presidente, se la Matarazzo, di cui alle deposizioni del Marra in sede istruttoria parzialmente lette da questo ufficio, sia la stessa Matarazzo che egli ebbe ad uccidere. La stessa donna. È la stessa donna. Bene, signor Presidente. Mi sembra che nel corso della dichiarazione del Marra questi abbia affermato che il Casillo non si poteva dire che era stato ucciso dalla nuova camorra, dalla fazione di camorra contrastante, perché sarebbe stato un grave smacco per la organizzazione di appartenenza, e che loro stessi non potevano dire di aver ammazzato il Casillo. Credo che questa sia la dichiarazione del Marra. Di loro ad ammazzarlo, non potevano dire che era stata la nuova camorra organizzata ad uccidere Casillo. Presidente, mi scusi, la toga serve per tutti? Sì, serve per tutti. E allora, Presidente, mi consenta? Mi sembra che neanche in jeans però si può stare nell'auto giudiziale. Almeno bene, proprio avvocato, si accomodi. Allora? Punto in questione, la difesa si oppone a che lei ponga al testimone questa domanda, perché il pubblico ministero chiede di sapere perché nella stessa organizzazione ci sarebbe stato. Il teste ha già risposto a questa domanda con estrema precisione. Ricordo anche la risposta. Bene, ha detto perché eravamo in un momento. No, scusi, abbia pazienza. Non ha detto la domanda. Va bene, accolgo l'opposizione. Ah, benissimo, grazie. Se lei accoglie l'opposizione non c'è ulteriormente. Sì, Presidente. Nel verbale di deposizione in data 28 maggio 1985
non vi è accenno alla ipotesi di riconducibilità dell'omicidio Casillo ai servizi segreti, ipotesi questa avanzata dal Marra invece in fase dibattimentale. Vuole contestare? No, io l'avanzai anche in base agli altri istruttori, solo che non invece no, perché avevo timore e non l'avevo, anche giudice istruttore. Mi scusi, Marra, lei può rispondere solamente se la domanda gliela pongo io. Vuole contestare questa circostanza al Marra? Ecco, sì, questa è una circostanza che mi sembra di aver già contestato allo Scott, al Marra, però comunque è pertinente, nel senso che in effetti nella dichiarazione davanti al giudice istruttore lei non ha fatto cenno a l'ho fatto capire, l'ho fatto capire. Gliel'ha fatto solo capire, però no, non l'ha detto espressamente. No, l'ha detto espressamente perché c'avevo timore. Perché aveva timore? È normale, perché io, l'esperienza di Casillo, il caso Semerari, e tanti altri casi che sono successi. Va bene, basta così. Sì, sempre a pagina 128 retro c'è una dichiarazione secondo cui, a quanto mi risulta, e la cosa mi risulta di certo perché ero in stretto e continuo contatto con loro, nei giorni precedenti l'attentato lo Scotti e il Puca non si erano mossi dalla zona. Vuole precisare sotto il profilo temporale questa affermazione? Non è chiara la domanda. Vorrei sapere, signor Presidente, il significato preciso della frase nei giorni precedenti. Lei ha dichiarato, nei giorni precedenti l'attentato, lo Scotti ed il Puca non si erano mossi dalla zona. Che cosa intende nei giorni precedenti? Un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni? Io ho risposto prima, era un periodo che stavamo sempre insieme in quanto tra Sant'Anime e Giuliano eravamo in stretto contatto perché stavamo collaborando assieme in quanto tra Sant'Anime e Giuliano era scoppiato. Sì, ma vogliamo sapere quanti giorni? Non mi ricordo, avevamo parecchio tempo. Parecchio tempo cosa vuol dire? Sono stati un mese, 40 giorni, non mi ricordo. Cioè, mi sembra quindi di aver intuito, signor Presidente, che il Marra dichiara che nei 30-40 giorni precedenti il giorno del... Dovrebbe essere stato anche più poco, non mi ricordo bene. Cioè? Non mi ricordo bene quando... Che, per favore, non si ricorda bene, ha parlato un mese, 40 giorni, bene, può essere... Ha parlato un mese, 40 giorni, non benissimo, Presidente. Giorni. Vuole contestare, Presidente, al Marra che dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni di Desiderio Raffaele sembrerebbe che nel periodo complessivo oggi dal Marra indicato qui in dibattimento di 30-40 giorni, salvo le successive modifiche, il Puca, che si trovava in stretto contatto con il Marra, che a dire con il Marra stava sempre insieme con il Marra stesso e che quindi conseguentemente non si sarebbe allontanato, secondo il dire del Marra, da quel luogo, era invece presente a Roma per avere preso unitamente alle Casillo una borsa da Desiderio Raffaele. Le risulta questa circostanza? Sì, ma... No, questa... Mi perdoni, però l'enunciato non è questo fattuale, perché questo è un dubbio che si trae da intercettazioni e quindi il test, cioè il test o l'interrogato... Va bene, la domanda viene formulata in questi termini. Io, Presidente, ho fatto riferimento all'interrogatorio di Desiderio Raffaele, in questi termini, per essere chiari sui dubbi. Ma dice che non conosce il Puca, non è Desiderio. Se si rappresentano delle situazioni... È a conoscenza del fatto che Puca, insieme a Casillo, si era recato a Roma per ritirare dell'esplosivo nascosto da qualche parte? Non
Non lo so. No, Presidente, mi consenta, scusi, io ho fatto una domanda diversa che eventualmente lei riterrà di non dover opporre. Io ho detto, dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni di Desiderio Raffaele, risulta che due persone, l'avvocato e il Giappone. Per favore, non interrompete. L'avvocato e il Giappone si sarebbero recati nel garage di Desiderio Raffaele per prendere una bomba. Risulta altresì, signor Presidente, dalle carte processuali, secondo il mio dire, poi dite come vi pare voi, che l'avvocato in altri non si identifica se non nel casillo Vincenzo e che il Giappone in altro non si identifica se non nel Puca Giuseppe. Faccio peraltro riferimento, signor Presidente, alla sentenza di primo grado e alla sentenza in grado d'appello relativa al processo contro Cutolo Rosa ed altri che è allegata al processo. Sentenza che è passata in giudicato e che in ordine al fatto storico Bombe Raffaele dovrebbe fare stato. Bene, signor Presidente, ci ho premesso. Poiché dalle intercettazioni telefoniche emerge che questo incontro si sarebbe verificato nell'ambito, all'interno di quel periodo indicato dal Marra, le chiedo di voler contestare al Marra questa circostanza. Scusa, il pubblico ministero ha fatto riferimento a una circostanza precisa, al fatto che nell'interrogatorio del Desiderio costui avrebbe parlato del Giappone. A me risulta, o davanti all'interrogatorio, può darsi si tratti di altri interrogatori, che Desiderio dice: quando mio cognato mi chiese se c'era il cinese, no, il Giappone. Quindi non si può chiedere se Puga andò a Roma quando si parla del cinese. Questa è la risposta che ha dato il Desiderio. Quella che ho di fronte io, posso sbagliarmi, vorrei che precisasse il pubblico ministero. Certo, altrimenti, Presidente, io preciso immediatamente, Presidente. Basta, Presidente, mi consenta, perché ho io, evidentemente ho dei fortissimi limiti di chiarezza di esposizione. Perché quando io dico dalle intercettazioni telefoniche, dalle deposizioni di Desiderio Raffaele, non faccio una indicazione specifica, ma faccio una indicazione complessiva. E allora, signor Presidente, per essere più precisi ancora, pagina 17 del rapporto giudiziario. Ma io, signor Presidente, per favore. Consente, signor Presidente, le chiedo una piccola sospensione dell'udienza. Mi scuso. Sì, signor Presidente, va a vedere che noi dobbiamo andare. Abbiamo fatto 240 km tornare a casa. Sì, ma dobbiamo per forza sospendere 5 minuti. Ci sono delle ragioni, eh? Ci sono altre domande? No, grazie. No. La difesa, per favore. Grazie. Presidente, volevo sapere se l'imputato, se il Marra, il teste, conferma questa altra circostanza che non gli è stata letta. Da quanto detto ci dà la Materazzo, io e Scotti abbiamo dedotto che l'auto fu fatta saltare con comando a distanza. E a 129. Si ricorda di aver fatto questa dichiarazione? Sì. Conferma. Esatto o la modifica? No, la conferma. La conferma, va bene, altro. E siccome prima aveva dichiarato su contestazione dell'ufficio che era nuovo il riferimento ai servizi segreti, in risposta a questa sua contestazione lui ha detto: ma in effetti io feci in modo da tentare di farlo capire al giudice istruttore. Si riferisce a questo passo, quando prima ha detto: io cercai di farlo capire al giudice istruttore, non volendo dirlo per paura, così ha detto prima, si riferisce a questa circostanza, cioè lui quando parla di comando a distanza, come di una deduzione che fecero la Materazzo e Scotti, ecco, si riferiva ai servizi segreti. Lei mi ha detto che lei si è convinto personalmente, è convinto che è stato fatto saltare, no? Oh, questo l'ha ricavato dalla confidenza dello Scotti, o da quanto ha detto la Materazzo, o da tutte e due le cose insieme?
No, quando ho detto la Matarazzo, da quando ho detto Scotti, perché la Matarazzo. Entrambe le cose. Perché la Matarazzo fu. Vabbè, da come aveva descritto la Matarazzo l'incidente, in effetti Scotti poi le ha fatto una certa confidenza e mi sembra che non ci sia contrasto tra quello che ha detto lo, quello che le avrebbe detto lo Scotti e quello che avrebbe detto la Matarazzo. Era per completare la indagine sulla sua contestazione. Adesso un'ultima domanda, perché lo possiamo sapere solo dal test, cioè, ma siccome la testimonianza inizia, se ricordo bene, con il riferimento alla sua responsabilità per il delitto in persona della Matarazzo, sì, da cui poi sono sorte tutte le contestazioni su questo elemento estraneo, diciamo, alla materia processuale. Però volevo capire, per questo delitto quindi c'è stato un processo? No, c'è stato un processo? O deve essere ancora celebrato? Sono presidente, sono 5 anni, sono trascorsi più di 5 anni, si può essere. Cioè, non c'è stato il processo. No, ma mica solo quelli, questi sono un sacco di omicidi, non se niente più. Noi ci occupiamo della Matarazzo, non c'è stato ancora il processo, va bene, non c'è stato. Ma c'è un sacco di omicidi, nel senso che lui dice, nella mia dichiarazione, che è complessa per la quantità di delitti, mi sono attribuito questo, e lui dice, però il processo c'è. Cioè, nell'ambito di tutti quegli omicidi c'è questo processo? Sì, questo sì, processo. Sì. Ecco, questo volevo sapere. Dove? Grazie. Dov'è che lei sappia? A Santa Maria Capovedere. Santa Maria Capovedere, sarà la Corte d'Assise di Napoli? No, ma questo si dice ancora in istruttoria. Ah, c'è la Corte d'Assise, sì, sì. Perdonate. È un'antica giurisdizione. Va bene. Questo era per accertare formalmente, perché abbiamo parlato tanto di un processo estraneo a cui il pubblico ministero ha attribuito, mi pare, molta importanza. Presidente, se può. Se può confermare specificamente anche quest'altra circostanza, che nell'ultimo foglio del suo interrogatorio anche il CUM ci fece sapere che l'organizzazione non c'entrava niente con l'attentato. Su questo punto ha già risposto specificatamente. Signor Presidente, un'altra domanda. Ha riferito il test che al Casillo, oltre a compiti, diciamo, di prima dirigenza dell'organizzazione, era affidato specificamente il settore carcere dell'articolo 90 e dei carcerati appunto in carceri speciali. Se al test, diciamo, risulta che il Casillo si battesse, protestasse contro la detenzione del Cutolo alla Sinara. Presidente, ai fini appunto dei rapporti Cutolo-Casillo, rottura tra i due oppure continua nell'opera di Casillo istituzionale di soccorrere i detenuti? Posso rispondere, perché anzi questo è stato un fattore principale che noi ci battevamo, e per far trasferire Cutolo-Casillo siamo battuti per fare un uomo politico che è stato eletto con la promessa che faceva trasferire a Cutolo dalla Sinara. Va bene, avvocato. Che è stato detto con i nostri voti e che poi la promessa non fu mantenuta. Quindi un'ultima sarebbe anche ultronea, Presidente. Rispetto, siccome negli atti si dice che il Casillo, diciamo, detraesse oppure omettesse di versare i fondi comuni di assistenza ai detenuti, se può precisare specificamente il Casillo ottemperava o meno tempestivamente all'assistenza dei carcerati oppure si appropriava di questi fondi? Specificatamente, me lo ricordo benissimo, che Casillo ogni mese riceveva dei soldi che poi provvedeva a distribuire. Doveva provvedere o provvedeva effettivamente a distribuire? No, provvedeva effettivamente, perché nessuno si lamentava. Lei non è a conoscenza di lamentele? No, infatti, no, su queste cose noi
parlo di me personalmente, io sono sposato e c'è una bambina, io non ho mai preso una lira dalle estorsioni e da altri generi. Io per guadagnare quasi di soldi con gli omicidi che facevo, con le estorsioni, io il lunedì e venerdì andavo a fare due rapini in banca alla settimana, che i soldi che prendevo me e poi lo genera parte anche per l'organizzazione. Appunto per non far mancare nulla ai cacciati. Loro avevano un domani di soldi sempre. Scusi, non ho capito, lei faceva due rapine alla settimana, poi i soldi li portava a casillo? No, tutti i soldi che noi raccoglievamo con l'attività camorrisca, estorsioni, nel campo dell'edilizia, perché a noi non erano ammesse le rapine e lo spaccio di eroina, no, questo noi non lo facevamo. Allora io l'attività mia la svolgevo, diciamo, insieme allo scottico, però io il sabato ce ne andavamo a casa, accompagnavo Scotti a casa, in una casa dove dormiva, c'era la sua ragazza, la sua famiglia, e mi andavo a casa mia. E lo Scotti andava a prendere lunedì pomeriggio, io la mattina organizzavo con 3-4 ragazzi, delle rapine in banca, no? Lo Scotti era contro lo stesso, no? Dicevo, tu se ti arrestano io non ti penso, non ti metto nemmeno l'avvocato, perché queste cose non le devi fare. Queste rapine erano improprio. Improprio, però io toglievo lo stesso la quota per l'organizzazione, no? Da quella rapina. Va bene, altre domande? Un'ultima domanda, signor Presidente. Questa ai fini dell'apprezzamento della credibilità o meno del testimone. Noi abbiamo appreso dalla sua deposizione che ha confessato alcuni omicidi. Più o meno può dirci di quanti ne ha confessati? Quanti ne ha confessati? Parecchi. Cioè? Una ventina. 2, 3, 4, 10, 20. 20. 20. Presidente. Cioè, in questa confessione di omicidi si è limitato ad ammettere unicamente la sua responsabilità personale oppure ha fatto anche delle chiamate di correità indicando i correi? Soprattutto la mia responsabilità. Consenta, scusi. Siccome questi atti evidentemente sono stati resi davanti all'autorità giudiziaria, l'accertamento, come lei sa, è ricavabile dalla mera acquisizione della documentazione. Quindi sotto questo profilo, signor Presidente. Va bene, la domanda non è ammessa. Ma è una via più facile, signor Presidente, perché potrebbe sembrare, a noi risulta e ci impegniamo anche ad offrire la documentazione, potrebbe sembrare che in questa sede il test sia il difensore d'ufficio dell'organizzazione, invece a noi risulta, e io volevo scegliere la via più breve, che in altri procedimenti il test ha indicato dei correi che sono stati anche condannati a pene pesanti per la sua chiamata di correità. Bene, se ce lo può confermare questa scelta? Sì, Scotti, un ergastolo, il tanto lei ricordare che l'ha fatto nomi anche in questa sede. Non per riprendere il discorso, ma poiché la giuria popolare e anche nella componente togata non si ha consapevolezza del personaggio Marra, che io ho visto in altri processi, allora la domanda è specifica: ha accusato mai Raffaele Cutolo in altri processi, sì o no? Sì. Ecco, questo è il dato rilevante, è questo. Perché sulle dichiarazioni di Marra si sono instaurati vari processi terminati con l'ergastolo, allora la giuria popolare è bene che sappia che è in presenza di un testimone che in altri processi ha accusato, e anche l'altro imputato Puca, di altri reati. Quindi questo come chiarimento. Io, Presidente, volevo chiedere alla sua cortesia una sola domanda. Abbiamo appreso dalla dichiarazione di Marra che Casillo si recava settimanalmente a Cardito o comunque nelle zone. Vuole chiedere a Marra, per cortesia, perché Casillo si recava ogni settimana nelle zone, diciamo, di Cardito o Attigue? Ma mi pare di aver capito che Casillo si recava nelle zone di Cardito per fare delle riunioni operative. Sì, sì. Conferma questo, sì. Questa circostanza o c'è qualche altra cosa? No, confermo. Presidente, nella circostanza era accompagnato da un autista. Allora, o meglio, cado nello specifico, gli risulta che Casillo Vincenzo avesse un autista che difficilmente lo abbandonava? Ecco, così forse siamo... è più generica questa rispetto alla prima. Quando lei lo vedeva... lo vedeva è generica nel senso, se aveva un autista... Alle riunioni operative aveva qualcuno che lo accompagnava come autista? Sì, all'inizio che uscì dal carcerio...
Cioè, non ci avevo una vista fissa, però per alcuni periodi una volta c'avevo i lettieri, ho visto qualche volta i lettieri, che volte, spesse volte lì. Poi c'avevo un altro ragazzo di Caserta, poi quando uscì Evase Cuomo, camminavano insieme col Cuomo, però guidava lui. Però guidava Casillo. Casillo, però l'ultimo dei periodi che Evase Cuomo... Però era sempre in giro con Cuomo. Con Cuomo, esatto. Va bene. Presidente, quindi Lettieri era uno degli... Clemente Lettieri... Oreste, adesso non ricordo bene il nome, credo Oreste Lettieri. È stato per un certo periodo autista di Casillo e nell'ultima fase era o no l'autista di Casillo, se glielo possiamo dire? Presidente, consente. No, non mi sembra di... Presidente, un momento. Posizione, signor Presidente. Credo che la circostanza sia del tutto irrilevante ai fini del decidere. Faccio presente che il Lettieri non risulta a nessun titolo coinvolto, sospettato o in qualsivoglia modo abbia assunto veste processuale in ordine ad i reati oggetto di questo processo. Siccome ritengo personalmente che la domanda attenga a delle circostanze del tutto ininfluenti, c'è obiezione. Perfettamente d'accordo con quanto detto dal pubblico ministero, ragione per la quale io do la ragione alla Corte per la quale io ponevo questa domanda al teste. Oreste Lettieri è un altro grande pentito della camorra cutoliana, se così la vogliamo definire, ed è attualmente detenuto ed è una persona che ha parlato moltissimo di tutti i segreti dell'organizzazione ed ha una veste, una qualifica che potrebbe essere rilevante in questo processo. Quindi la mia domanda preludeva poi a una richiesta di citazione che avrei fatto alla Corte di Oreste Lettieri, detenuto, pentito, ed è uno che comunque era con Casillo, è stato spesso con Casillo, ha partecipato a queste riunioni con funzioni di autista. Lui dice che ha anche partecipato in altri processi, ed è un'informativa che ho personalmente per aver trattato altro tipo di procedure di questo genere, ragione per la quale, Presidente, io le chiedo di porre questa domanda al teste Marra. Sì. No, Avvocato, lei formalizzi la richiesta di citazione di Lettieri. Il teste ha già risposto che qualche volta ha visto Lettieri che faceva d'autista a Casillo e mi quando sono uscito io, il Lettieri stava ancora con Casillo. Poi nell'ultimo periodo che è uscito il Cuomo guidava Casillo e stavo Ecco, mi pare che la situazione è chiara. Alla difesa interessa solo che lui abbia citato questo nome. Sì, l'ha citato. Ecco, questo è il discorso. Va bene. Poi la richiesta gliela faccio alla fine dell'interrogazione. Va bene. Presidente, consente, io avrei altre due domande da fare. Sempre per così voglio seguire l'avvocato Siniscalchi, ma sempre così per scrupolo di completezza. Un difensore ha chiesto la conferma al Marra di due righe di quanto verbalizzato a foglio 129 retro. Ora, nelle due righe precedenti, Presidente, il Marra dice: anche il Cuomo ci fece successivamente sapere che non avevano con sé bombe ed esplosivi. Vuole, Presidente, chiedere al Cuomo se conferma questa circostanza? Nelle due righe seguenti ci c'è scritto e ci fece sapere anche che l'organizzazione non c'entrava. Questa era la domanda formulata da uno dei difensori. Io vorrei chiedere sulle due righe precedenti. Su questo punto abbiamo espressamente già interrogato. Perfetto, il grazie Presidente. Cuomo... Aspetti. Quindi ha qualche precisazione da fare? Sì, dopo questa imbasciata, no? Che mandò Cuomo, dice tutto a posto. Tutto a posto, sì. E noi non capimmo bene... Dopo che il Cuomo successivamente gli furono concessi gli arresti domiciliari in casa sua a Napoli, noi mandava a chiamare di nuovo una persona per avere un incontro che noi dovevamo andare a casa sua. E una sera ci andammo pure perché dovevamo parlare con lui per sapere meglio come erano andati i fatti. E siccome che arrivavamo a casa, lui mi sembra in via Cato De Marco a Napoli, non potevamo entrare perché... c'era sorveglianza, era gli arresti domiciliari, c'era troppa sorveglianza quella giornata, andammo a un'altra giornata successiva e non potevamo andare in casa perché c'era troppa sorveglianza e non se ne fece nulla. E quindi non ha potuto parlare direttamente? No, direttamente lo Scotti, dove andare, cioè che stavo con Scotti,
E noi non siamo mai in. Va bene, quindi siete rimasti a quel tutto a posto, tutto in ordine, sì, che avevate saputo quando lui stava in ospedale. Sì, poi le altre volte, diciamo, i contatti, ci avevamo dato i soldi, grosse somme di soldi per farlo curare, per gli avvocati, cioè praticamente per noi era tutto come normale, come prima, cioè noi trattavamo la cosa come un incidente che era successo, perché i soldi li davamo lo stesso, i rapporti erano come prima, anche se lui stava su un letto senza gambe, però cioè, praticamente noi, per noi era tutto normale. Va bene. Altre domande? Sì, Presidente. Poc'anzi il Marra ha affermato di non aver mai sentito nell'ambito dell'organizzazione lamentele in ordine a pagamenti intempestivi o da appropriazione di somme da parte del Casillo. Conferma questa circostanza il Marra? Sì, però precisa anche che c'erano molta gente che per prendere di più si lamentavano, anche avendo avuto i soldi, si lamentavano verso altri, diciamo, di altre zone, altri capozone di altre zone, per prendere soldi di qua, di là, praticamente sulle narichie stando in carcere. Va bene. Vuole contestare al Marra quanto scritto a foglio 128 retro, ultime tre righe? È vero che in alcune occasioni il Casillo fu accusato di ammanchi di somme di denaro, poi le questioni erano state chiarite. Lei ha detto, è vero che in alcune occasioni il Casillo fu accusato di ammanchi di somme di denaro, però le questioni erano state chiarite. Io non ho detto questo, forse non state. Il Casillo, una volta che fu fatta una riunione, noi io e Scotti partimmo da Caivano con 50 milioni che dovevano dare a lui per i carcerati, per l'organizzazione. Dopo fatta la riunione, uscendo da una saletta dove si hanno appartati Casillo, Evolare, Scotti, Puca, ma come si dice, Cammine Esposito, qualcun altro mi ricordo adesso, il Casillo mi disse, Pasquale, questi sono pochi soldi, vedi di fare altre cose, e Pasquale, scherzosamente, mi disse, tu non abbassano mai i soldi, cerchi sempre soldi, dice, e noi mica abbiamo solo una parte dell'organizzazione, noi abbiamo quasi tutta l'organizzazione adesso davanti lì. Quindi fu il Casillo che si lamentava che i soldi erano pochi. Ciò l'ho detto preciso, cosa fa inteso? Quindi non è vero che il Casillo fu accusato da qualcuno di essersi fregato i soldi? No, Casillo accusava, si vede che i soldi qui sono pochi, noi ci diamo 50 milioni quel mese, no? E disse la scuola, vedi che tu, cioè in modo scherzoso, dice, tu a te non ti bastano mai i soldi, dice. Mica ci abbiamo solo una parte dell'organizzazione da mandare, noi abbiamo quasi tutta l'organizzazione, tutte le zone stiamo coprendo noi, perché noi eravamo l'ultimo gruppo, diciamo, dell'NCO rimasto fuori, e infatti dopo arrestato noi, la NCO è andato scomparendo. Va bene, altre domande? No. Dicendo l'ultima domanda, il testo ha riferito che in quel periodo Casillo era a Roma, gli risulta che in Roma il Casillo aveva creato, oltre diciamo al Cuomo e ad altri allettieri, anche un gruppo associativo, direi autonomo da quello napoletano. Presidente, consenta, prima di tutto vorrei capire da quale carta processuale emerge che il Lettieri abbia concorso con il Casillo nella creazione di un gruppo associativo in Roma, prima di tutto, questo ai fini della. Vorrei poi dire, signor Presidente, che non mi appare che il Marra abbia dichiarato di essere stato a Roma e di conoscere queste circostanze. No, comunque, in ogni caso, signor Presidente, per la parte relativa a Lettieri, fatto rilevare che sicuramente per mia negligenza non trovo il riferimento nelle carte processuali,
No, signor Presidente, io vorrei rispondere a questa domanda perché io in Roma sono stato parecchie volte. Scusi, mi risponda alla mia domanda. Lei a Roma era venuto perché era ricercato a Napoli o è venuto perché era ricercato il casino, a Napoli? A Roma ci stava per Rudy e per il direttivo da Roma, perché a Roma lui si sentiva meno ricercato giustamente di uno se vive a Napoli, se è di Napoli. E poi perché effettivamente c'aveva molti amici, molti legami anche con la mia vita romana. Infatti noi, io sono stato a mangiare a un ristorante che si chiama Fondanone qui a Roma, su una strada. Sono stato dormito a casa di un costruttore, io, Scotti e altri personaggi in cui non intendo fare il nome. E a Roma dovevamo rapinare un furgone della Brink, sì, come si chiama, e dovevamo ammazzare due persone, due giudicati del posto. E noi siamo scesi 3-4 volte qui, e con anche altri giudicati di Giuliano, che poi dopo non si è fatto niente più perché... Ma sempre sotto la direzione di Casillo, per conto vostro, o sotto la direzione di qualcun altro? Sotto la direzione di Casillo, chiama Scotti e dice noi qui abbiamo da fare questo e questo. E lo Scotti giustamente disponeva degli uomini, che Casillo fuori era Cutolo praticamente. Ho capito. Va bene, basta così a voi. No, se si ricorda il nome di questo costruttore col quale è stato a pranzo. Io al giudice, come si chiamava questo giudice che mi viene interrogato a calcio di Campobasso? Il dottor Aurelio Galasso. Io, perché io a Roma, noi precedentemente dovevamo ammazzare. Quel faccendiere che uscì, che poi mi sono dimenticato il nome, che il giudice lo segna tutto da parte su un fogliettino di carta, e che gli disse che fece anche la trasmissione, uscì questa notizia su tutto il giornale, che questo qui, questo costruttore qui viaggiava in elicottero, macchina da telefono, e faceva apparire tutto come ora, invece era tutto a livello di truffa. Noi dovevamo ammazzare, come si chiama, Alvaro. Vabbè, comunque la circostanza non è che a noi interessa molto. L'importante è stabilire che Casillo, ma mi sembra che comunque già da una serie di altri atti processuali, comunque il giudice Galasso lì teoricamente che Casillo a Roma aveva organizzato una, diciamo, infatti c'è stato il processo che si è concluso con la sentenza di cui abbiamo in atti la copia, che è proprio la ramificazione romana della nuova organizzata, no, perché... e giustamente qualcuno ha fatto osservare che se Casillo non fosse stato... No, pensato, io questo particolare voglio dire perché in quel periodo noi a Roma nacque dei contrasti con un certo Alvaro Giardini. Sì. È un suo collaboratore, questo c'aveva anche, come si dice, quando dico fanno fare pratica ai ragazzi sulle aeree, come si chiama, aeromotori lì? Un istruttore di volo. Cioè questo erano in società una cosa di questo, e siccome erano nati dei contrasti per delle agenti che a causa dei lavori che stanno facendo in Campania, tra questo costruttore che noi avevamo alloggiati e questo Alvaro Giardini, noi dovevamo ammazzare questo Alvaro Giardini e il suo collaboratore, insomma. E infatti ci incontrammo in una villa sulla via Cassia. Io, Scotti, questo Alvaro Giardini, un suo guardaspalle, Pasquale disse, Mauro, se io ti faccio segno, Minghino, dici tu, ammazza tu a guardaspalle, dice io ammazzo, perché lì passava il Tevere vicino, dice, dopo buttiamo nel Tevere e ce ne andiamo, perché la villa era disabitata, no, era di un amico che c'era da legare. Poi Scotti non fece il segno che stabilito, dice no, io ci ho parlato, dice a giorni, è andata una scadenza che a giorni tutto si risolverà e pagheranno. Va bene. Altre domande? No, grazie. Può andare. Allora, De Ramura Gerardo, c'è?
Della Damura Gerardo, si accomodi. Grazie. Senta, lei si chiama Della Mura Gerardo, nato? A Nocera Inferiore, il 14-11-55. È attualmente detenuto? A Poggio Reale, sì. Per che cosa è detenuto? E per sentenze definitive varie. Relativamente anche a fatti associativi? Tentato omicidio, sì. Associazione per delinquere? Sì. Senta Della Mura, anche in relazione alla sua posizione in questo processo, lei viene interrogato con le garanzie di un imputato. Lei non è imputato, però ha le stesse garanzie di un imputato. Nel senso che può farsi assistere da un difensore di fiducia e, visto che lei non ha un difensore di fiducia, le viene nominato l'avvocato Ciotti di Roma, d'ufficio. Grazie. E oltre a questo, lei ha anche diritto di non rispondere alle domande della Corte se lo ritiene opportuno. Vuole rispondere? Sì. Dunque, però vorrei sapere di che cosa si tratta. Perché la posizione è questa. Noi qui ci stiamo occupando dell'omicidio di Enzo Casillo. Lei lo conosceva, Enzo Casillo? No. Non tramite lo il giornale, tramite la stampa. Ma sapeva dell'esistenza di Enzo Casillo? No. E secondo la posizione di Starace Ciro, lei lo conosce Starace Ciro? Sì. Ecco, Starace Ciro ha detto che dopo la sua evasione, sì, successivamente al maggio del 1983, avrebbe saputo da Rosetta Cutolo che Casillo era stato fatto uccidere da Raffaele Cutolo e che l'esecutore materiale era il Puca ed alcuni della sua banda. Questo colloquio sarebbe avvenuto, sempre secondo lo Starace, che ha precisato la circostanza, a casa di un certo Forte Antonio, e presenti a questo colloquio tra lui e Rosetta Cutolo c'erano anche Della Mura Gerardo, Perna Clemente e Pasquale Perna, cioè Perna Clemente e Perna Pasquale. Sì, ok. Lei si ricorda questa circostanza? Non è mai avvenuta questa circostanza. Io non ho mai avuto nessun incontro a casa di Forte Antonio. Lo conosce Forte Antonio, sì, lei? Non sa darci qualche indicazione per trovare Forte Antonio? Dove abita, per esempio? No, io l'ho conosciuto in carcere nel novembre dell'83. Novembre-dicembre dell'83. Lei non sa dove è la casa di Forte Antonio? No. Dove l'ha conosciuto lei al carcere? Al carcere di Salerno. Al carcere di Salerno. Salerno nel Nel novembre-dicembre 83. Nel novembre-dicembre 1983. Va bene, quindi lei nega la circostanza. Sì. Cioè, perché proprio non è mai avvenuta? No. O perché non la ricorda? No, non è mai avvenuto, assolutamente. Conosce Perna Pasquale? Sì. Conosce Perna Clemente? Sì. Conosce Perna Clemente? Sì. Scusi, Presidente, Perna Clemente non aveva dato una risposta contrastante su questo punto? No. Non aveva affermato di non conoscere il Della Mura? No, non mi pare. Forte non lo conosce sicuramente. Sì, Della Mura francamente non mi pare. Lei ha mai fatto parte di una associazione per delinquere chiamata Nuova Camorra Organizzata? Io non ho mai fatto parte di questa associazione, lei però sono stato condannato. Ecco, lei ha mai fatto parte di associazioni per delinquere e camorristi? Mai. Lei ha mai fatto parte di associazioni per delinquere? Mai. Conosce Cutolo Rosa?
No. Conosce Cutolo Raffaele? No. Grazie. Domande? Nessuna, grazie, può andare. Cioè, mentre il testimone si allontana, le volevo chiedere un chiarimento per il verbale di dibattimento, visto che noi registriamo, e poiché sarà sbobinato e farà parte dell'interno, io questo volevo capire. Scusatemi, io i verbali di dibattimento delle scorse udienze ce l'ho davanti. Ecco, ma no, io con la trascrizione. Ha un ufficio a disposizione, quindi è più semplice di noi. Ma voglio dire, ma quei verbali di dibattimento sono per l'intero, cioè sono la fedele registrazione, la fedele trascrizione della registrazione. Quindi, no, io questo volevo capire, anche perché ogni tanto vedevo il cancelliere che scriveva, allora non volevo... Le cose diciamo che hanno un significato processuale vengono anche verbalizzate dal cancelliere. D'accordo, quindi i verbali sono completi di tutta la trascrizione. Complementare la lettura. Una volta tanto. Roberto Cutolo. Dunque, signor Cutolo, lei secondo la Corte sarà interrogato in qualità di testimone, almeno inizialmente. Poi, in relazione a qualche eventuale dichiarazione, potremo riesaminare un po' questa sua posizione. Comunque, lei per il momento deve prestare giuramento. Consapevole della responsabilità. Prima deve essere avvisato della facoltà di astenersi. Dopo il giuramento. Prima del giuramento. Comunque lei, siccome viene interrogato in un procedimento penale in cui è imputato suo padre, in ogni caso ha la facoltà di non rispondere. Però nel caso in cui intende rispondere e si mette a disposizione della Corte è tenuto a dire la verità. Vuole rispondere o no? Presidente, mi scusi un attimo, ma io credo che il Cutolo sia sottoposto a processo penale. E adesso lo accertiamo. Questo dovremmo accertare prima. Prima del giuramento, no? Vedere se la sua testa. Vuole accomodarsi un attimo? No. Ah no, qua mi sono sbagliato, scusate. No, scusatemi, c'è un grosso errore da parte mia. Evidentemente l'ora tarda comincia a pesare anche sulla mia testa. Noi abbiamo detto che il Roberto Cutolo veniva sentito ai sensi del 450 bis, il che vuol dire che lei viene interrogato con le stesse garanzie di un imputato, anche se lei qui non è imputato di nulla. E quindi oltre lei deve essere assistito da un difensore. Se non ha un difensore di fiducia, le viene nominato un difensore d'ufficio. Mi pare che lei non abbia un difensore di fiducia. Va bene, non c'è incompatibilità. Avevamo detto che non c'era incompatibilità e quindi è difeso dall'avvocato Trofino, mi pare. Qui la testa comincia. Oltre a questa garanzia, cioè di essere assistito da un difensore, lei ha anche la garanzia che se vuole può astenersi dal rispondere, indipendentemente dal fatto che lei è figlio di Raffaele Cutolo. Quindi lei vuole rispondere alle domande della Corte? Benissimo. Senta, la posizione su cui noi dobbiamo interrogarla ci è stata riferita da un certo Pandico o Pandico, a seconda come uno lo vuole chiamare. Ho avuto la sfortuna di conoscere. Che ha riferito che l'omicidio di Vincenzo Casillo, di cui io penso che lei sia informato,
se non altro a livello di notizia. A livello di cronaca. Sarebbe da attribuirsi a suo padre, cioè a Raffaele Cutolo, che avrebbe impartito l'ordine, direttamente o indirettamente, di uccidere Casillo, e questa circostanza, cioè il mandante dell'omicidio Casillo era suo padre, il Pandico dice di averla saputa, di averla conosciuta a Pianosa quando era detenuto insieme a lei. Sì, cioè non direttamente insieme, stavamo in una sezione. E allora la domanda è questa: lei ha mai detto a Pandico che era stato suo padre a ordinare la morte di Casillo? No, signor Presidente, anche perché non sapevo della morte di Casillo. Cioè, della morte di Casillo l'ha presa tramite stampa, come l'avevamo appresa un po' tutti nel carcere di Pianosa. Da mio padre non ho saputo niente, e tantomeno abbia detto qualcosa a Pandico. Va bene, ci sono domande? Nessuna, grazie. Domande? Mi pare che stava dicendo che non è stato mai in cella con Pandico. Pandico assumeva di che erano stati in cella insieme. Volevo chiedere se è vera questa circostanza. No, no, in cella assieme non siamo mai stati. Ci siamo salutati qualche volta di sfuggita. Presidente, scusi, erano in sezioni diverse? Noi eravamo in un'unica sezione di Pianosa, a cui era formata da 4 blocchi. Cioè questi blocchi ci dividevano in singoli passeggi, e Pandico, se ricordo bene, lui stava al primo o al secondo blocco, mentre io stavo all'ultimo blocco, quindi cioè contatti diretti non avevamo. Scusi, sì, un attimo solo. Il Pandico ha parlato di un circolo riunito che avrebbe fatto insieme a lei e ad altre persone. No, signor Presidente, circolo riunito a Pianosa proprio nel... Se ricordo bene, a parte che eravamo nell'articolo 90, circoli riuniti non ci sono mai stati, anche perché avevamo una misura di sorveglianza speciale che era appunto quella dell'articolo 90, quindi questo è un particolare, non ci potevano essere circoli riuniti, eravamo molto, molto controllati, in effetti avevamo addirittura l'ora d'aria dimezzata, non avevamo più posto, non avevamo più niente, cioè ci avevano applicato proprio in piena. C'era anche Michele Iafulli con lei quel periodo? Sì. Sì. Cioè Michele Iafulli è stato un tot periodo con me, anche in cella. Siamo anche stati in cella insieme. Con lei. Va bene. Presidente, per quel che l'imputato è a conoscenza, vi erano all'interno del carcere delle lamentele sul comportamento del Casillo, così come asseriva il Pandico? Lei non ha mai conosciuto... No, Casillo. Dico, per sentito dire, così come il Pandico affermava di aver sentito dire all'interno del carcere di lamentele contro Casillo... No, anzi, ben attimo, Casillo si parlava in bene, anche perché era amico di mio padre, per questo lo conoscevo pure a Casillo. A parte che era di San Giuseppe Vesuviano... Va bene. Quindi non vi erano questi disaccordi tra organizzazione disaccordi. E Casillo? No, per quello che mi... Grazie, per quello che mi risulta a me, no, non c'è. Va bene, può andare, signor Cutolo. Grazie. C'era il pubblico ministero che voleva fare un'altra domanda a Starace, che è qui. A Starace? No, Presidente, ne avevamo disposta la traduzione per eventuali confronti. Ma mi pare che all'ultimo momento c'era qualche cosa che... No, una posizione della difesa che diceva che aveva già risposto. E quindi mi pare allora che questo fatto fu superato in ogni caso. No. No, Presidente, consente però, siccome io chiederei che si procedesse al confronto tra Starace e Della Mura Geraldo. Starace e Perna Pasquale, Starace e Perna Clemente. Però è confronto. Non possiamo presentare, insomma. Presidente, rinuncio alla richiesta. È vero. Va bene. E poi sono già andati via. Va bene, grazie.
Oh, adesso chi c'è rimasto? Sto. Chi c'è fuori? Sono... Ascione. Beh, Ascione già ha dichiarato che non è. Mi pare che dobbiamo sentire Barra Pasquale. D'Amico Pasquale. E Cuomo Mario. E Aurilemma. No? Ci sono questi. Sicilia. Oh, sentite, per quanto riguarda Cuomo, che deve essere sentito come teste, la Corte mi ha delegato di andarlo a interrogare presso la sua abitazione a Napoli. Oh, se io vi esporrei quale sarebbe il mio programma, se noi ci potessimo dare un appuntamento alle 11.30 alla caserma dei carabinieri competente, cioè di San Carlo Arena, con preghiera ai carabinieri se possono portarlo sino in caserma e eventualmente accedendo accompagnati dai carabinieri sino alla sua abitazione, io penso che potremmo rimanere d'accordo così. Se voi siete d'accordo possiamo disporre in conformità. Per lunedì alle 11.30. No. Oh, mentre invece l'udienza per l'audizione di Barra Pasquale, Sicilia Claudio, D'Amico Pasquale e Auriemma Giovanni ed eventualmente di Michele Iafulli, la possiamo fissare direttamente per martedì. Oh, io direi anche che per martedì possiamo disporre la citazione del perito d'ufficio dottor Ugolini. Presidente, prima di chiudere l'udienza, sì? Vi è una lettera autografa dell'imputato Cutolo destinata alla Corte che contiene delle circostanze relative soprattutto all'interrogatorio di Pandico della scorsa udienza. Data l'ora tarda, noi al limite chiederemo che venga letta all'apertura della prossima udienza, così sulla base di questa noi potremmo articolare anche delle nostre richieste. Richieste invece che per motivi di economia processuale io farei già in questa udienza è la citazione di due testimoni indicati nella scorsa udienza dal teste Pandico. Ricorda la Corte che il teste ebbe a dire che il messaggio di morte fu portato esternamente fuori dal carcere da Madonna Enrico, avvocato e attuale collaboratore della giustizia, e dal brigadiere Chiariello, applicato ad Ascoli Piceno. Ora, in questa logica che io ritengo molto giusta di verificare puntualmente, scrupolosamente ogni assunto che proviene dai dichiaranti, io riterrei conforme a giustizia non solo disporre la citazione dell'avvocato Madonna e del brigadiere Chiariello relativamente al periodo di detenzione di Cutolo ad Ascoli Piceno, bensì anche verificare, perché dalla dichiarazione di Pandico poteva sembrare che l'avvocato Madonna avesse portato fuori questa notizia anche nel periodo in cui Cutolo era detenuto alla Sinara. Quindi da un lato citazione di questi due e dall'altro lato verifica presso la direzione della casa circondariale dell'Asinara se l'avvocato Madonna in qualità di difensore all'epoca di Cutolo abbia mai effettuato colloqui con lo stesso. E qui devo fare una precisazione, intendo colloqui diretti col detenuto, poiché risulta, a detta dell'imputato Cutolo, che una volta l'avvocato Madonna effettivamente si sia recato all'Asinara per un colloquio, ma questo colloquio, sebbene l'avvocato si imbarcò a Porto Torres, mi sembra, dove avvengono le registrazioni dei colloqui, nella realtà questo colloquio non fu effettuato. Quindi noi dovremmo chiedere alla direzione della casa
circondariale dell'Asinara se vi è stato mai un colloquio effettivo tra il Cutolo e il Madonna, quindi non la semplice presenza del Madonna al carcere di Asinara. Avvocato Madonna, e il nome? Enrico. Il brigadiere Chiariello? No, quello è stranitato. Mi scusi, Chiariello, Chiariello come si chiama? Comunque questo brigadiere Chiariello, per la cronaca, è stato anche sottoposto a procedimento penale ed era appoggiato al carcere di Ascoli Piceno, quindi anche solo col cognome penso sia sicuro. Chiariello. Chiariello. Sì. È un nome conosciuto? Ma è ancora in libertà che lei sappia? Ah, questo non mi risulta, Presidente. Va bene. Allora, lei chiede la citazione dell'avvocato Enrico Madonna, del brigadiere Chiariello e la richiesta alla direzione del carcere dell'Asinara circa l'effettivo colloquio dell'avvocato Enrico Madonna con il detenuto locutore Raffaele, non la mera presenza nel carcere, perché a quanto ci risulta c'è stata, diciamo, una presenza, ma il colloquio non è mai stato effettuato. Appunto per ragioni della privazione dei colloqui anche con il difensore di quell'epoca, di restrizione totale dell'imputato Cutolo. Pubblico Ministero. Presidente, consenta, scusi, da quale pagina del processo, io sono estremamente negligente, lo confesso, risulta che il Pandico avrebbe affermato che l'ordine di uccidere Casillo sarebbe stato portato dall'avvocato Madonna o dal brigadiere Chiarello? Al dibattimento. Quale pagina? Scusate, ma io non ho ricordo di questa circostanza. Al dibattimento, signor. Se volete vi posso dire, a pagina 10 delle trascrizioni, Presidente, quest'ordine come uscì dal carcere? Uscì attraverso l'avvocato Madonna, attraverso il brigadiere Chiariello, cioè o attraverso una lettera mandata. Ci sono tanti mezzi, si usavano ad Ascoli Piceno per far uscire un ordine di morte, o attraverso pure un telegramma fatto in codice. Spesse volte si mandava a dire da il regalo un abbraccio a Tizio da parte mia e significava la condanna a morte. Non è che è molto chiara, eh?